Yes, sembra tutto a posto. Vai, 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 vai. Allora, io mi metto gli auricolari, che è meglio che stiamo. Eccoci qua. Vai, Vado? vai. Vai, vai. Ciao a tutti! Yeah! Ciao a tutti, ciao Marco! Ciao Donatone! Yeah! It's forever! Che bello ragazzi, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Oh, bene, dai. Allora intanto si sente tutto ragazzi, facciamo il sound check come al solito. Come al solito, e intanto Ti metto enorme, guarda. alla grande. Grande, aspetta che orientiamo quale camere. Ok, bellissimo. Vediamo qui. Ciao ragazzi, siete già tantissimi. Già 100 persone, così. Alle, e beh, Quella, d'altronde, grazie ragazzi. d'altronde col nostro donato nazionale, internazionale e universale, non poteva essere altrimenti. Benvenuti tutti a Phantom. Questa sera abbiamo un ospite di quelli top, non che gli altri siano di meno, per carità, ci mancherebbe, però diciamo, sai, noi chitarristi abbiamo anche noi, diciamo, certi punti di riferimento, perché Donato, diciamoci la verità, è un punto di riferimento per il chitarrista italiano moderno. Ci conosciamo da una vita, perché ancora quando dal forum, di quando non esisteva Facebook, non esisteva, c'era il news group It Arti, Musica, Strumenti, Chitarra, IAMS, il Mamma fruttore, mia, ti ricordi? cose Mamma mia. veramente incredibili. È passato qualche anno, la prima volta che ci siamo conosciuti era proprio in quel contesto, insomma siamo sempre rimasti più o meno a vista nelle varie manifestazioni e tu hai fatto la bella strada, sei diventato veramente un punto di riferimento, un orgoglio nazionale come si suol dire, quindi è veramente molto bello e ritrovarci in questo contesto che chissà mai. Chi mai avrebbe pensato di ritrovarci in questa situazione? E mi fa estremamente piacere. E Phantom, tra l'altro, è un posto che non è solo per me, ma soprattutto per i tanti visitatori. Ci sono già 143, non dico altro così, cioè, tanto Grazie. per dirti, mi fa estremamente piacere. Chiaramente per me, ma soprattutto perché per l'ospite, quindi penso siamo partiti veramente a canna, come si suol dire. Questa sera salto i saluti, ragazzi, perché immagino che abbiate diverse domande e non vorrei fare tardissimo, perché come in altre situazioni. Io e te abbiamo. Dopo abbiamo. Sì, effettivamente abbiamo deciso che. Perché, ragazzi, cioè, noi abbiamo un'età, no? Dopo è arrivata una certa ora, cioè bisogna anche provvedere al pit stop, no? Quindi ci siamo messi d'accordo sulle situazioni. Tra l'altro, tu hai già così di brutto, hai già aperto le danze con qualcosa di interessante e mi hai anche detto che sei a disposizione per tutto. Totale. Totale, ecco, quindi Totale. per diciamo anche spiegare quello che fai, Vuoi che ti spiego dai, questo? spiega subito, vai. Allora, io questo qua lo chiamo sospiri. Praticamente si tratta di utilizzare il delay come poliritmo e su questa cosa probabilmente molti di voi già sanno com'è. Io gratterò la superficie giusto per coloro che non lo sanno. E poi il trucco vero è fare. Cioè. E questo è tutto il pollice, la maniera in cui lo inclini. Allora, praticamente cosa succede? Succede che io sto suonando il primo e il terzo sedicesimo. Immaginatevi una quartina di sedicesimi, tappa tappa. Io suono il primo e il terzo, e come lo suono il primo e il terzo, Marco? Lo suono chiudendo il volume, perché sennò sarebbero ottavi. Quindi se io chiudo il volume è A, A, ok?
Poi setto il delay che ribatte allo stesso volume della chitarra lo setto che ribatte sul quarto sedicesimo. Ne deriva, che sarebbe l'ottavo puntato, in poche parole, ne deriva che praticamente io faccio il primo sedicesimo, poi c'è una pausa, poi c'è il terzo sedicesimo, che sarebbe l'ottavo, e da lì parte il delay attivo. Quindi praticamente da lì in poi non c'è più silenzio. Quindi è così. Allora, cosa sto suonando io? Perché magari qualcuno di voi dice, vabbè, ma tu cosa stai suonando? Io sto suonando questo. E adesso mi direte, vabbè, così sono capaci tutti. Allora, io sto suonando questo. E cerco di spostare gli accenti. Allora, scusa un attimo, perché mi continuano a dire che sei basso. Io, a me qua arriva il segnale abbastanza alto, però sono al massimo. Sono non so basso se, di chitarra di o di... Di tutto, probabilmente. Non sento una allora, sera. Tieni ancora presente basso. Che questa parte... Allora, se vuoi ti faccio sentire come sarà il suono distorto, perché ha 8 volte questo volume, sì, e sì. Che volevo iniziare un po' in sordina. Dimmi se devo alzare il volume dell'amplificatore del pulito, cioè se no, facessi così... Mi dicono che è proprio la voce che è bassa tua, però io allora, sono al massimo... Non sai so cosa posso fare? Posso provare ad alzare un pochettino il gain del microfono, okay. Non vorrei dopo, allora... Chiedo una cortesia, dopo, se per caso la voce e la chitarra fosse in saturazione, me lo dite che riabbasso un pochettino. Così mi sentite? Sì, dovrebbe essere meglio, spero di sì. Ok, vediamo un attimo. Ok, oh, si sente bene. No, perché qua ci sono... Oh, e lasciami gridare! Yeah! Così va bene? Perfetto, perfetto. Oh, che ti canta anche Pappalardo, se vuoi, eh. Va bene, va bene. Ragazzi, alzate, se non sentite alzate, tanto se non c'è problema, dai. Ok, no, okay adesso questa l'ho terminata. Mi immergo perché adesso devo settare il delay normalmente, perché ti ho detto che il delay risponde identico alla battuta. Quindi io lo tiro indietro, allontano un pochettino, ero splittato con il pick up, lo chiudo perché volevo un suono più vellutato e metto il gain della morte, sperando che sia quello giusto. Dimmi se ti va bene una roba così. Perfetto. Perfetto, perfetto. Grande, grande, grande. Ok, adesso penso che sia tutto a posto. Vedo che dicono... col cellulare è difficile alzare più di un tot. Va bene, ma adesso io i livelli li vedo a 0 dB. Quindi se la teoria non è un'opinione, teoricamente... Ok, comunque vi seguo all'inizio, alla fine, vediamo un attimo. Allora, come abbiamo detto, saltiamo i vari saluti perché siete tanti, ormai sapete, siete già 200, così giusto per... meraviglia, meraviglia. Aspetta che alzo ancora un po'. Ok. No. C'è il rischio così che la chitarra vada in saturazione, ditemelo, eh. Sì, sì, sì. Okay. Molto bene, allora Marco Ercoles, ciao Marco, ancora ricordo di Donato le sue trascrizioni di varie soli sulle riviste di chitarra e di questi l'unico a saper suonare il solo di He-Man Woman Hater okay. Senza l'uso del delay. No, ah, no, lì c'è una storia della Madonna, ti ringrazio, non è vero, mi dispiace deluderti, non è vero, vuoi che ti racconti una storia della Madonna? Vai. Allora, praticamente, vabbè, grazie per questo incipit, ripeto, mi spiace deluderti, ma c'è dietro una storia meravigliosa. Allora, praticamente cosa succede? Succede che io non sapevo che lì ci fosse un delay per fare questo solo, io questo solo adesso lo insegno, ovviamente lo insegno col delay e comunque è tosto anche col delay, no? Allora io lo trascrivo nota per nota mettendolo tutto sul bobinone. Allora Marco, c'erano i bobinoni, non so se ti ricordi, i tape, 4 piste, mamma mia, e quando lo rallenti alla metà andava un'ottava sotto, per cui scorda il micantino, un'ottava sotto, tirale giù nota per nota, trascrivo, passo la trascrizione a Guitar Club, esce la trascrizione. Vado a vedere il concerto degli Extreme che arrivano per la prima volta a Milano e tramite un amico ho la possibilità di andare in camerino, no Marco? Allora io andavo fuori di testa perché io
vado pazzo per Nuno Bettencourt. Cioè, ok, allora vado in camerino con Guitar Club e gli faccio: senti, ti sembra giusta questa trascrizione? Allora, io uno così l'avrei preso a sberla. Cioè, questo qua ha appena fatto un concerto della miseria, è stanco morto, sta mangiando, arriva uno stupido che gli mette la trascrizione sotto. Lui è stato un signore, perché mi hanno detto che c'ha un caratterino. Lui è stato un signore, mi fa: I can't read music. Ecco, ok, Nuno. Se no l'ammazzata l'avrei presa direttamente lì. penso a te. Sono quelle cose incredibili, sì. Molto bene. Allora andiamo avanti. Allora, a Donato vorrei chiedere su cosa sta lavorando adesso e se ci sono progetti musicali futuri. Andiamo subito. Ostrega, allora c'è una cosa in futuro, però io ho una teoria che ci sono delle cose che è meglio non, cioè fino a quando sono ancora lì così è meglio non tirarle fuori. Diciamo che quello che di concreto c'è adesso è il fatto che sta aumentando l'insegnamento online della Rock Guitar Academy. Abbiamo aperto la terza aula, perché noi insegniamo da 10 anni online, grazie al cielo abbiamo una connessione in questo momento, ho 900, come si dice, MPS? Una roba del genere, sì, non lo so. Quindi abbiamo una connessione pazzesca, questa è l'aula nella quale io tengo lezione, quindi posso decidere le luci, posso decidere lo sfondo, bellissimo. E quindi in questo momento, per quanto riguarda la scuola, è l'ampliamento delle lezioni online. Per quanto riguarda me, io ho un progettone, però preferisco tenerlo, perché le cose fino a che non sono definitive è meglio non dirle. Quindi magari avrete notizia presto. Molto bene, molto bene. Ruma. Ruma è la prima volta che lo vedo, ok? Tra l'altro ricordo a tutti che io sicuramente ci saranno ospiti questa sera che sono venuti appositamente per te, quindi gentilmente se vi iscrivete al canale, se mettete un like chiaramente all'intervista, giusto per omaggio all'ospite sicuramente. E io bevo. E tu bevi, perché abbiamo acqua, oggi è veramente il periodo veramente caldo. Allora, Ruma fa una domanda: come iniziare a comporre musica? È meglio frequentare corsi masterclass, leggere materiali didattici o cos'altro? Ok. Allora, per comporre musica è necessario ascoltare tanto, tantissimo, farsi una gran cultura di cose anche che non sono inerenti a ciò che piace a te. Perché in realtà, e qui ci colleghiamo anche al fatto di che possibilità una band o un artista per uscire, è l'unicità. Quindi alle volte devi trovare dei misti che vengono un po' da un genere, un po' dall'altro per creare il tuo. E questa è la prima cosa, continua a scrivere. Alcuni dei più grandi compositori che io ho avuto la possibilità di conoscere lavorano o con... hai presente le cose tipo... come si chiamano, Marco? Quelle cose tipo push? Con gli Akai? Se fanno quel genere di musica, okay. Perché... mi spiegano, io non ce l'ho ancora, però ho intenzione di comprarmelo, mi spiegano che ormai... quello ti cambia il modo, cambia la mente. Quindi se sei, ok, tu lo sai, sei così. Cioè, è veramente difficile che tu arrivi a scrivere un brano di dance o comunque quella direzione lì, oggi, lavorando semplicemente con un software che non lavori a campioni. Esatto. Ecco, queste interfacce sono meravigliosamente orientate per scrivere così e ti cambiano proprio il processo mentale. Sì, per cui è diventato... Sono quelle, diciamo, è il tipo di composizione che è stata introdotta da Ableton, che tra l'altro è stato usato innanzitutto dai tastieristi e soprattutto anche live. Cioè il mio tastierista lo usa per lanciare le basi, perché proprio una volta c'era il Firelight. Mi ricordo benissimo. Che era praticamente un mega sequencerone che mandava i comandi MIDI a tutto quanto, quindi tutto era sincronizzato, ma anche le luci, i palchi enormi. Adesso praticamente... E comunque chi l'aveva era milionario. Firelight potevano... In Italia all'inizio ce l'avevano 3 persone. Cose di altri tempi, proprio dei nostri tempi, almeno dei miei, mi ricordo. E adesso, diciamo, con Ableton praticamente non è una DAW classica dove hai le tracce, quindi la virtualizzazione di quello che si faceva, come hai detto prima, con i bobinoni una volta, ma è proprio una scomposizione del pezzo in segmenti di pezzo che possono essere una o più battute, e all'interno c'è proprio un
un pad, cioè un riff, che potrebbe essere un groove di batteria piuttosto che un giro di basso, eccetera, eccetera. E ci sono, ormai l'avete visto, tra l'altro anche l'ha usata Luca Colombo durante la sua intervista, aveva quello della Native, di solito Native, adesso ne fanno un po' di tutti, sì, sì, sì. Con quei quadratoni che si illuminano e tu lanci il loop, ed effettivamente è un modo di comporre veramente molto particolare. Sto anch'io smanettando un po' con quella fare lì, perché io uso Logic, l'ultima versione di Logic hanno introdotto proprio questa sì, possibilità. È vero, è vero. E tra parentesi, questa cosa me l'ha detto la persona che insegna composizione, quella Rock Guitar Academy, che è Filadelfo Castro, che in questo momento è the guy's hot in town, perché lo stanno chiedendo dappertutto e fra poco ci sarà, se non l'ha già pubblicato, di Tiziano Ferro, del lavoro di Tiziano Ferro. Adesso sta lavorando con Tiziano Ferro, sta lavorando ad altissimi livelli, il nostro insegnante di composizione. E un altro, e lui utilizza anche questo quando gli chiedono dei brani di quel tipo lì, oppure una cosa che utilizzano alcuni grandi scrittori sono gli arranger. Il motivo per il quale gli arranger, tipo tastiere, che tu schiacci e dici voglio l'arrangiamento tipo, e hai 2000 tipi di arrangiamento, perché ti introducono in un mood. Esatto. Poi l'arrangiamento sarà totalmente cambiato, Marco, andrà in un'altra direzione, però tu sai che se io ti faccio, che ne so, se io ti faccio così, a te t'è già partito un cinema. Sì, sì. Hai capito cosa voglio dire? Ok, ecco, porta questo. È il mio accordo preferito, quello, lo uso sempre. Sai che è anche uno dei miei. Io lo uso sempre, quell'accordo lì, lo sento come... Infatti mi dicono tutti quanti, quando compro la chitarra, ecco, l'accordo fantono, e vedi che anche tu lo usi. Cioè. Sì, questo è fantastico. Io e Massimo Varini stavamo facendo un disco insieme tanto tempo fa, e partiva così il brano, con questa con questo accordo qua. È bellissimo. Poi non è andato avanti, però ha scritto quattro brani bellissimi, uno partiva grazie con questo accordo. Bene, e quindi... Beh, insomma, tanto hai già messo, secondo me, dei punti interessanti sul fatto che tanti compositori, cioè la tecnologia c'è, non è che bisogna rifiutarla. Ovvio che io sono, diciamo, rappresento in Italia un po' il discorso del digitale, poi avremo modo sicuramente di parlare, perché ci saranno sicuramente domande in merito. Però, diciamo, la tecnologia, se è al servizio della creatività, ragazzi, tutta la vita, qualsiasi tecnologia, non è che si fa solo musica dance, DM, trap, eccetera, eccetera, con i paddoni giganti, si possono fare. L'abbiamo visto proprio live con Luca Colombo, ha fatto delle cose veramente pazzesche, con quattro cose lì al momento si è inventato. E quindi, e come hai detto tu, la cosa che ti scatta il mood, perché io tante volte per comporre, cioè io faccio groove di batteria col drum maker di Logic, e quello ti ispira una cosa particolare. Ma certamente. E in più mi sento di dire a questa persona che per scrivere canzoni ti devi mettere lì, ti vuoi mettere lì a scrivere ogni giorno, good and bad, cioè che vada, che non vada, blocco appunti, però scrivere è un processo giornaliero come la tecnica, dove tu ti fai una libreria di cose. L'altro giorno ho incontrato da Jacaranda un liutaio, se Jacaranda sei in collegamento, quando mi ridai l'altra chitarra con la tastiera rifatta. Ok, ero da Jacaranda ed è entrato Carlo Marrale Marrale, del quale io ho un grande rispetto, è praticamente bimbo dei Mattia Bazzar, sì, quello sì, che ha scritto canzoni incredibili come Vacanze Romane, come C'è tutto un mondo intorno, e praticamente lui praticamente scrive sempre. Lui è un continuo scrivere, cioè non è una roba, non è un processo che a me è venuta l'ispirazione. No, 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 me la faccio venire giorno dopo giorno. Certo, cioè, bellissimo. E ne ha scritte, Anche perché più scrivi, più tra le tante cose che scrivi ti viene fuori la perla, poi magari la stessa cosa che hai scritto oggi magari diventa perla fra un anno, due anni, quindi... Bravissimo. Vacanze Romane, eravamo lì che eravamo a bocca aperta perché ci ha fatto una lezione di come si scrive la musica. Vacanze Romane l'ha scritta in tre momenti diversi a cavallo di, adesso non vorrei esagerare, 10 o 11 anni. Cioè, in pullman con i Mattia Bazzar ha scritto un pezzettino con una tastierina piccolina giocattolo. Dopodiché un'altra volta, dopodiché Cecchetto gli aveva chiesto un jingle, allora lui aveva cominciato a scrivere il jingle, però gli è piaciuto da matti, l'ha messo insieme con quell'altra e con quell'altra. Vacanze Romane. Vacanze Romane era avanti 10 anni. Se tu ascolti la melodia di Vacanze Romane, cioè era avanti 10 anni. Eh sì, assolutamente.
assolutamente d'accordo. Ok, ciao Vincenzo Trecamilò, pronti per prendere il volo del Moscardone, ok, il famoso volo. Sempre Ruma ti fa un'altra domanda: farai delle traduzioni dei metodi RGA in altre lingue per il mercato estero? Sono libri molto validi, già mi immagino Petrucci con i Ditones. Grandioso. Allora, la buona notizia è che per il mercato latino Chitarrista da Zero è già stato tradotto, si chiama Chitarrista desde Zero. A me hanno dato una voce figa, a Fazzari gli hanno dato una voce da paperino, infatti ci pigliamo per il culo sempre perché quando parte il DVD lui parla un po' così, no, allora vedi che a me ha mandato la voce figa, e quindi ed è già in commercio nel mercato latino. Poi The Alternate Picking Improver, te lo dico in inglese, The Alternate Picking Improver è tradotto in inglese ed è già nel mercato estero, è già in Inghilterra, credo che sia forse in Olanda, ma non è, questo bisogna chiederglielo a Volonté, e è in programma in futuro, ma queste cose dipendono dall'editore, perché l'editore giustamente è un editore, per cui vede le vendite, ha degli accordi con degli editori esteri, per cui io ti do questo, tu mi dai questo, insomma sono collaborazioni, e a quel punto decide di fare la traduzione. Ti devo dire una roba: quando abbiamo tradotto The Alternate Picking Improver, che ormai l'abbiamo chiamato così anche in italiano, non hai idea di quante volte abbiamo dovuto riprenderlo in mano, perché un americano vuole una terminologia, un inglese ne vuole un'altra. È stato un delirio, ed è un libretto alto così, meraviglioso, ma è un libretto alto così. Se mi dicessero di tradurre Cord, che esce a settembre, io mi metto a piangere ora, perché caspita, è un libro alto così che parla di armonia, e quindi è una roba. Però sì, quello che vogliamo è assolutamente andare anche all'estero, sempre di più, assolutamente. Ok. Ecco, giusto per parlare di estero, c'è Cristiano Bocchese, buonasera a tutti e un saluto da Tokyo, così, proprio dietro l'angolo. Ho incontrato qualche volta Donato in occasione delle sue partecipazioni a cliniche ed eventi musicali a Verona, quando ancora ci vivevo, sempre un grande. Grazie, ero a Tokyo 2 anni fa, non cambia un cacchio, però mi piace dirtelo, perché è un posto meraviglioso, meraviglioso. Sì. Ok, andiamo avanti con le domande. Allora, vedo tanti amici: Vincenzo, Sandro Palas, pronto per questa nuova puntata. C'è anche Marco Bianco. Ciao, Agate Picchi Chitarra. Oh, da qui non mi sposto, ma guarda, stavo proprio giusto, Marco. Eccolo qua. Ultimamente l'ho scoperto. Questo me l'ha dato Marco 2 anni fa. E gli ho detto: è il plettro in Agata. È il plettro del destino. È il plettro del destino, esatto. Oppure l'Alpenlibe schiacciata, no? E l'ho sempre messo lì. Ho detto, bah. Poi questi giorni qua l'ho tirato fuori perché ho le nuove chitarre da provare. Oh, mi ha aperto un mondo. Ma come suono, come tutto. Cioè, io l'avevo scartato perché, almeno questo è uno dei primi prototipi, è molto lucido. Io sudo parecchio, si vede? Certo. Sudo parecchio, sì. E quindi tendeva a scivolarmi. Adesso non so perché. Non so, avrò cambiato modo di suonare, mi è tornato tra le mani, aspetta che lo provo. Un suono, un attacco, cioè è veramente incredibile. Tu cosa dici sui plettri, visto che mi prendo, faccio io una domanda? Sì, allora io ho di fronte a me, grazie per la domanda, io ho di fronte a me 3 plettri, ce li ho proprio qua sulla scrivania, okay. Ognuno per uno scopo, non so se si sentirà, più che altro io lo sento. Allora, questo, che è un medio, gli abbiamo fatti fare perché è un materiale che si chiama Delrin, e mi trovo molto bene perché ha un bel suono, è ruvido senza esagerare, grattoso, però è un bel materiale, ed è un 06, e questo mi serve per fare il funky, perché lui si flette, esatto. E quindi comprime è come se avessi un compressore nel plettro, praticamente, certo. No? Perché lui fa sto lavoro qua, ok? Cosa che, mamma mia, se prendo questo parte la chitarra, capito? Sì. Generalmente, sì. Poi mi piace tanto questo di Steve Vai, perché c'ha un bel materiale, e questo è un heavy, è sempre uno, non vado oltre l'1. E questo, quando dico non vado oltre l'1, non significa che è giusto quello che faccio io. Sì, per sì. Me il discorso che ha fatto Marco è fantastico. Cioè, io mi trovo bene, tu ti trovi bene, basta. Cioè, è quello il punto. È il suono che vuoi, sì, meraviglia. Esatto. Allora, questo qua io lo prelimo, cioè in poche parole, mi passi per cortesia la lima, che faccio vedere una roba assurda. Praticamente, io faccio sto lavoro qua. Arrivo, posso farcela, è qua dentro la lima.
Qui c'è Cristina is in the house. Non, so. Non si può vedere, non si può affacciare alla finestra. Affacciati, Cri. Affacciati alla finestra, non dico amore mio perché l'amore è tuo, quindi... No, non è l'amore mio, sì, io non sono sposato, sì, scherziamo. No, no. Io ne ho un'altra casa. No, no, nel senso che è tuo, nel senso che è lì, sì, non volevo... Ciao Cristina. Hai rovinato Ciao. Due famiglie, in questo momento hai rovinato due famiglie, cazzo. Allora, quello che faccio, sì, non lo faccio con questa, perché questa è tosta, però vi voglio far capire la mia malattia, perché poi così almeno mi capirete meglio. Quello che io faccio quando è nuovo, o lo faccio nella moquette, o lo faccio nella chitarra, o lo faccio qua, io lo prendo e lo gratto da un, si vede? Lo sì, gratto sì, da un lato e lo gratto dall'altro. Il motivo per il quale faccio questo, adesso non so se si vede, è che voglio che ci sia una leggera... non mette a fuoco, si vede che c'è un sì, leggero lato consumato? Sì, sì, sì. Ok, allora a me quella roba lì piace perché, fammi togliere reverberi, delay, perché riesco a fare questa roba qua. Sì, sì. A me questa roba, forever, a me questa roba, il grattino. Il gratino mi piace da matti e mi sono impegnato per cercare di attaccare e grattare, quindi ho sviluppato una tecnica in funzione di questo, nulla di particolare, semplicemente lo vado a cercare. Dopodiché c'è il plettro dello scivolone, questo qua, io sono un uomo triste, perché questo qua in realtà è un metacarbonato, che è un materiale che scivola in una maniera incredibile. Mi scivola anche dalle mani, sì, sì, Marco. Però no, io lo adoro questo materiale, ci sono cresciuto e non lo fanno più. L'unica cosa che ho trovato che ci assomiglia è questo, della Peak Boy, ma non è la stessa cosa. Quindi, Marco, io sto cercando un altro plettro. Per cui se per caso, anche se siamo sui gusti in questo momento diversi, io devo trovare un plettro metacarbonato. E tutti mi chiedono, ma perché metacarbonato? Perché è metal, ti sembra poco? No, il suono. Oh, scusa, questo era il pulito. A me piace da matti. Esatto, ma è la stessa cosa che ho trovato io su questo qui, che anch'io io lo adoro perché ho le due versioni, perché c'ho anche il mio, questo qua che è il mio personalizzato, questo è in celluloide, e io diciamo quella limatura lì che hai fatto tu mi viene dopo 2 secondi che suono. Sì, certo. Aspetta. Allora la limatura, eccola qua. Io Marco la... Eccola qua, adesso si vede. Sì, sì, la vedo benissimo, è uguale, identica. Io Marco la faccio semplicemente per avere il plettro pronto prima. Sì, esatto. Perché sennò bastano 3 ore. Esatto, sì, sì. Però effettivamente cambia totalmente il suono. Poi a seconda se suoni l'acustica, l'elettrica, se vuoi avere un certo tipo di suono, effettivamente... Vedi, mi fa piacere che... Ecco, nelle acustiche, quel poco che posso dire, perché io non sono un chitarrista che suona l'acustica, però quando mi trovo a che fare con l'acustica o uso il medio, o se l'acustica deve sostituire nel mix o dare groove tipo un Charleston, in quel caso lì uso il thin. Ok, sì sì. Il thin perché non dà colpo di plettro, ma anzi è zinghi zinghi, sì, quasi sì, come sì, se fosse uno shaker ancora un po', hai capito? Certo, certo. That's it. Ok. Andiamo avanti con le domande che sono tantissime, sempre Ruma, è sempre lui che è partito. È scatenato Ruma. Scatenatissimo. Come fai a trovare o ritrovare la voglia di studiare durante la quarantena? Io avevo mollato tutto. E invece durante la quarantena, ragazzi... No, è l'esatto contrario, Ruma, giusto? Ruma, è scritto così. Ruma, è l'esatto contrario. Cioè, allora, io nella quarantena mi sono ingrifato, anche perché non hai idea, cioè... essere da solo qua a me non capita mai, o c'è una telefonata o c'è una persona con la quale parlare, roba del genere. Io avevo 8, 10, 12 ore di tempo per i fatti miei, ma a me non mi capita mai. Quindi gli dicevo alla mattina a mia moglie, ciao, io vado, io abito qua di fianco, per cui facevo 50 metri come un ladro, 50 metri, tu, salivo su, via la mascherina, via i guanti e stavo qua a studiare dalla mattina alla sera. È stato meraviglioso. E molti miei amici chitarristi, io li chiamo amici, non li chiamo colleghi, se vogliamo chiamiamoli sì, colleghi, molti miei amici hanno proprio preso la quarantena come obiettivo per migliorare qualcosa nel quale volevano migliorare, no? Perché, Marco,
il tempo, cioè voi dovete diventare bravi adesso che siete giovani, nel senso che entro i 25-28 anni bisogna diventare bravi, perché dopo, se lavorate, e vi auguro che lavorate, sto parlando, lavorate con sì. la musica, questa cosa me l'ha detta Steve Vai, non la sto inventando io, quindi non la voglio vendere come mia. E io ero lì al seminario che mi diceva sta roba e ho detto va bene, allora ci credo, e mi sono dato un pochettino da fare, no? Ok, dopo non ce l'hai tutto sto tempo qua, quindi i miei amici hanno dovuto trovare la quarantena per sviluppare, che so, la pennata alternata. Sì, quindi mi spiace che tu abbia perso la missione, la, diciamola così. Creati un obiettivo, se posso permettermi, prenditi un metodo, prenditi una canzone, dire io voglio arrivare lì, che sia fattibile, non dannatamente lontano, ma con un certo sforzo, come quando devi arrivare alla carota, ma devi far così per prenderla. Sì. Un cazzo, vero? No, benissimo, il concetto è chiarissimo, anche perché, diciamo, credo che i chitarristi che erano organizzati bene, cioè erano organizzati prima della pandemia, secondo me hanno lavorato tantissimo durante, cioè tu hai lavorato tantissimo, io ho lavorato tantissimo, Fantoma è nato in piena pandemia, quindi tra l'altro, cioè, a me tutte le cose belle, veramente belle, sono successe proprio in questo periodo qua, cioè ti dico, a marzo sono diventato endorser di questi signori qui, cioè così in pieno lockdown. Sai che io sono un fan della Fractal, ne ho avuti due. Di Fractal e adesso sto facendo il filo al 3, perché secondo me è top of the top. Non ho capito. Per i cioccolatini. Sono stati carinissimi. Per i cioccolatini. Mi ha mandato anche i cioccolatini nella scatola. Sì, sempre ci sono. Adesso no, perché col caldo ti arrivano a Nutella, ti fanno il ricoperto, ti arriva l'Axefix 3 ricoperto. Ok, andiamo avanti. Allora, Diego M. Ciao Donato, un fenomenale chitarrista, grandissimo docente, simpaticissimo, e con la sua semplicità riesce a farti innamorare della chitarra. Grazie. Io li leggo tutte queste cose qua perché c'è più delle domande, perché mi piace, insomma, dare. Cioè, non è che Donato ne abbia bisogno, però a me fa piacere. Mi fa piacere anche leggerle queste cose, quindi le leggo volentieri. Ragazzi, ma ha messo la sciolina nelle mani, adesso muoio. Cosa sì, è quella roba? Sì. Scusate che non l'ho spiegato, ecco, voglio spiegare tutto, quindi voi chiedete qualsiasi cosa. Questa roba qua me la sono inventata, questa è vaselina liquida. È arrivato un giorno, avevamo una difficoltà con la porta della Rock Guitar Academy, e è arrivato la persona che ce l'ha installata, no? E era un mese che noi diventavamo matti, e lui fa, è una stupidata, ha spruzzato questo, quella porta lì da 2 anni va da Dio, no? Sì. E io ho detto, che cos'è sta roba? Fa una roba che fa scivolare in una maniera incredibile. Sì? Ah, però. Ok, dammene un pochettino. Ascolta, questa qua ce l'ho da 2 anni, la vedi la parte che ho consumato? Sì. Non era tappata. Quindi questa probabilmente è eterna. Io ne metto veramente molto poca, non ti nascondo che però dopo devi pulire il manico, perché è veramente uno schifo. Ah, sì. questo è un dato di fatto. Ne ho provati di tutti i colori, per esempio il Fast Fret, sì. Ma il fast fret, a seconda della sudorazione che hai, il fast fret è fantastico, sì, perché pulisce bene la corda, ma a seconda della sudorazione, per esempio con la mia, a me mi sdrucciolano le dita. È come quando fai questa roba qua. Sì. Okay. Hai visto che sta facendo la mia mano? Sì. Ok, a me in piccolo, in micro, me lo fa sulle corde e mi dà fastidio. Allora ci metto questa roba qua. Ok, interessante. Ok, Eugenio Pozzi, immenso Donato, non ti conosco di persona, ma ti ammiro per la tecnica, la musicalità e l'ironia nelle spiegazioni. Effettivamente, cioè, è veramente piacevole. Andrea Anderlini, ciao Andrea, buonasera a tutti, avevo 16 anni e non mi perdevo un solo concerto di Donato con gli Ox al Fiat Lux di Mellaredo di Pianiga. Ora me lo ricordo benissimo. Ora è un nightclub. Sì, è un nightclub. Non è che sia tanto distante da casa mia, effettivamente. Ma dai. Sempre a Roma, che vabbè, dopo ci sono le domande anche degli altri, però le prime erano le sue. Quindi bisogna farlo azionista a Roma, perché alla fine della fiera è alla grande. Donato, e ti chiede, Donato, come può uno studente migliorare il focus e migliorarsi? Io dopo 6-7 volte che faccio la stessa frase mi annoio, mi distraggo, mentre altre persone la suonano centinaia di volte. Non sei fatto per fare quelle robe lì, cioè, allora, ti faccio un esempio, io ho degli studenti che sono incredibili, però sono più votati alla creatività, all'improvvisazione, non che noi non la facciamo, però ci sono dei ragazzi che quando fanno tecnica o quando si mettono a fare delle cose esattamente ripetitive, perché alle volte, sai, l'abilità motoria è basata sulle ripetizioni reiterate fatte bene, fai 1000 volte una cosa fatta bene, hai più probabilità che la 1001esima
ti venga come la vuoi tu, no? Piuttosto che farla due o tre volte e sperare che ti venga bene. Però questo principio non va bene per tanti, alcuni lo si annoiano, e la musica non deve mai annoiare, mai. Assolutamente. Non bisogna neanche essere dei lazzaroni, perché certo. Io non voglio neanche dire che si può fare quello che vuoi tu. Però quello che ti suggerisco io è, per esempio, da come mi dici mi sembri più uno che magari gli piace improvvisare, gli piace creare, e di conseguenza potresti buttare la tua carriera oppure come vivi la musica, perché non ho idea se lo fai per carriera, se sei giovane, se non lo so. Di conseguenza ammettiamo che è per carriera, io andrei sulla scrittura delle canzoni, andrei sull'improvvisazione, perché lo vivo con i miei ragazzi, con alcuni dei ragazzi, cioè alcuni proprio non si vogliono mettere lì perché non è il loro. Certo, assolutamente. Bisogna... Io mi auguro di avergli risposto. La domanda completa com'era? Ho risposto? Sì. No, hai risposto. Era, ti chiedeva, diciamo, quando perdi il focus sul fatto di ripetere, ma anch'io, cioè, sinceramente, suonare è un divertimento. Se si perde il divertimento, cioè l'ostinazione, a volte l'ostinazione può motivare, a volte ti metti lì, è una cosa che non... Però se, almeno io nel mio piccolo, se una cosa non mi riesce, faccio altro e poi magari ci ritorno, e quando ci ritorno mi viene il primo colpo. Spesso faccio così, cioè io per esempio con i suoni, quando faccio i suoni, certe volte sto cercando un suono e non mi entra dentro, a quel punto lì faccio un'altra cosa, poi con le orecchie riposate, tac, mi viene subito, cioè, o anche un assolo, certe volte stai lì che fai 100 volte questo assolo, poi fai un'altra cosa, ritorno lì, la prima la fai subito. Sì, io direi a Ruma comunque di crearsi un obiettivo, perché di solito le persone si perdono quando non hanno un punto a cui tirare. Io non so se è il suo caso, mi sento di dire in generale per quella che è la mia esperienza. Ok, intanto ti preannuncio che sono così, 400 siamo arrivati. Grazie ragazzi. Molto bene. Ok, Cassandra Music, ciao, Gianni si dovrebbe chiamare, se non ricordo male. Buonasera, volevo chiedere a Donato Begotti un consiglio sulla scelta di iscriversi in un'accademia musicale privata e quali opportunità e o sbocchi si possono avere. La domanda per te. Grazie per la domanda. Allora, la questione è questa. Io ti dico quello che dico io ai miei ragazzi. Io tengo un corso che si chiama MCR, lo tengo io insieme ad altri 18 insegnanti. Ed è il corso per la carriera all'interno della RGA. E è un corso incredibile, è inutile che... Diciamo che in questo momento, se vai in una fiera, probabilmente il 30% dei dimostratori si è diplomato all'MCR. Se guardi il panorama delle tournée, non in questo momento ovviamente, perché stanno ripartendo, almeno un chitarrista su 20 artisti è diplomato all'MCR. Se guardi sulle navi, ormai siamo dappertutto con i diplomati all'MCR. Ma io ci sono, cioè io, i ragazzi ci sono, anzi tu credo che vedrai un grande chitarrista, Tony De Gruttola, fra un po', che sì. È uno Tony è diplomato con me, sì. E Tony è un chitarrista incredibile, io ho avuto l'onore, Tony sarebbe diventato bravo in ogni modo, io sono stato eventualmente un tramite, sta a lui dirlo, però ho avuto questo onore, e Tony lo sai che tipo di chitarrista è, tanta roba. È uno dei più grandi che ci sono in Italia in questo momento, per cui, ok, detto ciò, e infatti tu lo intervisti, ok, detto ciò, io dico subito una cosa ai ragazzi, se lo fai per il diploma, stai sicuro che non lavorerai. Il diploma è importante, il diploma è dannatamente importante perché serve a te per avere un impegno con te stesso e fotografare. Se ti posso dire la mia esperienza, è circa 35 anni che per ora faccio il chitarrista, non mi è mai, e ho diversi diplomi, non mi è mai stato chiesto una sola volta il diploma. Mai! Ma sai cosa vuol dire una? Mai! Mi hanno sempre detto suona. Quindi, se tu fai questo per avere un diploma, forse il nostro è uno dei più ambiti, ce ne sono tantissime altre di scuole ambite, ma quando io vedo un ragazzo che fa questo per il diploma, io gli dico per cortesia non ti iscrivere al master, perché tu non farai la carriera del chitarrista, perché già parti con la mente sbagliata. Sì, sono d'accordo. Mi spiace, in questo caso ho dovuto essere un pochettino estremo, no, ma, è stato bene. Ma sai quanti mi hanno ringraziato per aver detto questa cosa qua? Perché, allora, Marco, nella musica si va avanti, nella musica in Italia, non voglio fare politica perché assolutamente non mi interessa, non abbiamo una forma di sindacato, ok? Per cui suoni se sei migliore di un altro. Quindi nel momento in cui pensi che suoni perché hai un diploma, mamma mia, forse insegni in una scuola elementare se hai un diploma.
forse di più non sono in grado in questo momento di dire. Qualsiasi diploma, della Rock Guitar Academy prima di tutto, non conta niente. Ora, quando tu vai a fare l'audizione, hai probabilmente di fianco altri 7-8 chitarristi. Vinci, nel senso prendi il lavoro, se sei migliore di loro. Se sei migliore di loro per i suoni che hai, se interpreti bene la parte, se la leggi bene, se eventualmente te la fanno leggere, e se nel momento in cui inizi a parlare non dici stronzate, perché questo è l'altro aspetto dannatamente importante che noi insegniamo. Il 50% del chitarrista è nella testa, è nel comportamento e nelle parole che gli escono dalla bocca. In un secondo puoi rovinare il fatto di aver imparato a improvvisare con la super locria, che magari ci sono voluti un anno e mezzo. In sede contrattuale ti esce una frase sbagliata, tu vedi quell'anno e mezzo andarsene via così, perché quel lavoro l'hai perso. Quindi ti conveniva leggere un libro motivazionale e togliere 2 mesi alla super locria, esatto, probabilmente. Esatto. Bene, Massimo Gardelli, quando mi serve un po' di carica mi guardo un video del grande Begut e parlo alla grande, viva RGA. Grazie. C'è anche il mio amico Nico Celeste, grande anche lui chitarrista, che è anche moderatore del gruppo. Grazie Nico di essere qui. Grazie. Saluto particolare. Paolo Censi, ciao Donato, ti ricordi in qualsiasi posto che ti vedevo ti urlavo alza e ogni volta mi salutavi. Grande Donato, grazie a te, devo questa passione. Grazie anche a Marco, ti ringrazio Paolo. Grazie. Ma dove me lo diceva? Me lo diceva dal vivo? Sì, sì, dal vivo, ogni posto che ti diceva alza. Più di così, avevo 4 casse e un finale da 120 watt della VHT per canale. Più di così, sono riuscito, Marco, sono riuscito a sorprendere Solieri, che disumani. Un giorno gli ho fatto uno scherzo, lui non lo sa ancora, lui suonava dopo di me, io prestavo la strumentazione, allora io già ero alto. Sì, sì. 4 casse, 4x12, fino alle 120 watt per canale, valvolare VHT, eccezionale quello di Steve Lukather, quello che ho usato Steve. A un certo punto io sono sceso dal palco e ho alzato il master. Quando lui è salito, ha messo il jack, io l'ho curato da giù, ha fatto bam bam, me ne sono andato via, così impari. Io lo adoro. È incredibile. Ma visto che hai tirato fuori questa cosa, che tra l'altro è sempre l'argomento degli argomenti, perché io ho tutte le frasi, il problema dei problemi, da cui è nato poi tutto. Questo è l'argomento degli argomenti per, diciamo, il discorso del digitale, no? Perché questo l'abbiamo affrontato anche con tanti altri professionisti. Il discorso dal vivo, di andare una volta si poteva, anzi faceva parte dell'arredamento di palco, il fatto di avere più casse possibili, insomma, i famosi muri di Marshall EC. Adesso quelle cose lì non esistono più, quindi sarebbe impensabile andare dal vivo in una produzione con un amplificatore. Già con l'amplificatore probabilmente alcune produzioni ti guardano storto, perché dico adesso questo dove lo mettiamo? Tu cosa dici in tal senso? È vero, assolutamente. Allora, nel periodo in cui lo facevo io, era un periodo, e lo facevo come cover band, era un periodo nel quale le cover band era un lavoro incredibile. Io ci ho fatto 24 anni così, ho preferito le cover band. Dopo un paio di artisti ho deciso, no, io vado per un'altra strada, e sono andato avanti con le cover band e mi sono divertito come un pazzo. Però si lavorava, arrivavamo a fare 29 date al mese, la domenica facevamo il matinè, cioè lavoravamo al pomeriggio e alla sera. Quindi per questo avevamo comprato un camion e 2 ciurme come crew di ragazzi che montavano. Quindi mentre suonavamo da una parte, partiva il camion e andava a montare dall'altra parte con i ragazzi. Ecco il perché delle 4x12. Sì, certo. E ad ogni concerto i ragazzi che ci montavano il palco mi dicevano: ma Donato, ma veramente vuoi montare 4 casse? Ovviamente ci provavano sempre, no? E io gli dicevo, sì, dai, che faccio. E allora montavamo le 4 casse. Adesso, Marco, questa cosa non è possibile. È cambiato tutto, e in più, grazie al cielo, cioè io sento dei suoni incredibili da degli scatolini così. Sì, sì. Quindi il punto, sai qual è? Il punto è, se a te ti sta bene, che non hai il boom. Perché noi siamo direttamente connessi con... cioè questa roba la senti sotto le dita, la senti qua, quindi anche per via ossea io questa roba ce l'ho dietro, hai capito? Quindi se questa roba non ti viene a mancare, quindi non perdi la grinta, che è esattamente come un cantante con l'ear monitor, certo. E allora chi te lo fa fare? Fai un po' di pum, dai che sicuramente fai un po' di pum pum che ci va bene. Ah,
ho capito, avevo pensavo che mi chiedessi di fare una canzone dei Pooh. No, no, fai Pooh, cioè nel senso, ok, no. Beh, allora, senti, beh, no, cioè, beh, se vuoi fare anche la canzone di Pooh va benissimo. No, però io adoro Donny Battaglia, ah, beh, certo. è uno dei miei, ah, delle muse ispiratrici. E che però, suoni che... permettimi, la prima musa ispiratrice è una cosa che fa, una roba te la faccio prima, vai, vai. Così mi scaldo e guarda, vai. Un po'. Ecco, già sbagliato. In realtà la canzone fa... E poi c'è sta roba qua. E molti mi chiedono, perdonami se interrompo, poi mi chiedono, ma come fai a fare gli armonici in conciopennata? Perché contropennata si dice conciopennata, non si dice in conciopennata. Grande, grandissimo. Che tempi di quegli album lì. Quando io ho sentito sta roba qua, sono andato fuori di testa, letteralmente fuori di testa. Questo qua, quando veniva, non veniva in Italia, ma veniva al massimo in Svizzera, ti ricordi che non c'erano i concerti in Italia? E questo si voltava quando faceva tapping, per cui vai a beccare cosa stava facendo. Alieno. Aliena veramente, 1978, ti rendi conto? Cioè, pazzesco. Il 78 è stato il lancio dei Toto, il primo album dei Toto, il primo album di Van Halen, cioè, che anno, pazzesco. Avevo 10 anni, pensa a te. Senti, io ti spiego se vuoi, se ai ragazzi interessa, sì, come certo. Si fanno gli armonici in contropennata. Vai tranquillo. Allora, praticamente, guardate qua, adesso prendo un plettro un po' più affilato e faccio questa roba qua. Mi andate anche un po' di culo, nel senso che li ho beccati tutti. Però il punto qual è? Il punto è questo. Immagina che questa è la corda, perché adesso così te lo faccio capire bene, no? Quando tu fai un armonico in pennata, tu colpisci e passando la corda con la parte di ciccia che va via, crei il punto di nodo, ok? Nella conciopennata è la stessa cosa, solo che il punto di nodo che devi cercare è un pochettino più avanti. Adesso ti spiego un trucco. Quindi immaginati, prima di tutto prendo un po' il dente di squalo, cioè da così lo faccio diventare così. Sì. Non so se si capisce. Sì, sì. Sì, stringo un po' di meno, gli deve uscire il canino, no? Allora praticamente taglio e colpisco con il pollice che ha da venire e scappo via subito, come quando fai gli scherzi col citofono. Mica devi rimanere lì, se no ti beccano. Se tu rimani lì, l'armonico si spegne. Ok, invece... ma mi va proprio di culo oggi. Allora, quello che succede è questo. Il movimento è proprio così. Come lo chiami questo qua, Marco? Cioè, è dritto rispetto ai pick-up. Non sto a... non è così. Perpendicolare. Alle corde. Tu sei la geometria. Allora, l'anatomia... Allora... quello che vuoi cercare, molte persone mi dicono: io non sono capace di fare gli armonici. No, non è vero, è che vai a pescare in un mare sbagliato. Ti faccio un esempio. Se io diteggio qua, se ti rompo le scatole, dimmelo. No, cioè, siamo tutti qua. Io sono un chiacchierone, per cui cioè, ok, se io diteggio qua, io ottengo una nota che sta un'ottava sopra, ok? Se io diteggio qua, un'altra nota che sta un'ottava, una quinta. Esatto, ok, e poi qua 2 ottave sopra, ok, questa cosa qua, quando tu diteggi, e poi va andando avanti, i multipli sono sempre più stretti, quando tu diteggi, queste proporzioni vanno a cambiare, quindi gli armonici non sono mai nello stesso punto, sì. Allora ci vuole una minima idea della mappatura, almeno in quinta, in settima posizione. Allora ti spiego un trucco, io faccio così, il trucco del chitarrista classico, per cercare il mare pescoso faccio questa roba qua, guarda i miei occhi, schiaccio store, ah ok.
Ok, quindi quando sono in quinta posizione io sono un pochettino più in là della mascherina del pick up. Te lo faccio anche in alternata, perché una volta che sai dov'è l'armonico rispetto a dove hai diteggiato, non sei tu che non sei capace, è che lì non c'è pesce, quindi non peschi. Quindi devi prima sapere dov'è il punto di nodo, e lì ci vuole un pochettino di studio. Però un paio di posizioni, il resto magari vai un po', fai il semiarmonico. Semiarmonico è un armonico venuto male per sfiga, ma è ancora un po' armonico. Sì, sì. Per cui ci piace, sì, ci piace. Sì, sì. Se è la bella distorsione, poi viene fuori alla grandissima. Grandissimo, grandissimo. Ok, andiamo avanti con le domande. Andrea Faulieri. Ciao Andrea. Il Brutus è stato l'antesignano dei piccoli ampi valvolari. Io sono un fortunato possessore della primissima serie e a distanza di anni non riesco ancora a trovare un motivo valido per sostituirlo. Top. Il Brutus. Tienitela famoso... stretta. Io ne ho quattro. Ne ho quattro ed è successa questa cosa qua, Marco. Lui si chiama Andrea? Andrea, sì. Andrea, è successa questa roba qua. Volevo il quarto, piangevo che volevo il quarto, e l'ho trovato sul mercatino musicale, perché il rapporto tra me e Guglielmo Cicognani era eccezionale. Cioè io compravo la strumentazione, però avevo il cachet per la dimostrazione e la percentuale sugli utili, per cui io gli ampli me li comperavo a un buon prezzo, ma me li comperavo. Questo è quando le cose sono così chiare, Marco, vanno sempre da Dio. Assolutamente. Vanno sempre da Dio. Quindi io compravo gli ampli a Guglielmo. Guglielmo non ce l'aveva per me il quarto, allora sono andato sul mercatino musicale e ho trovato un Brutus a 380 euro. Ho chiamato e gli faccio: sono Donato Begotti, mi vendi il Brutus? Bam! Mi ha attaccato come la storia di Van Halen col produttore, sì, no? Che non ci vedeva. Ho dovuto richiamare e ho detto: oh, sono Donato Begotti sul serio, ma mi stai piando per il culo? No, cazzo, voglio il quarto Brutus. E ho comprato il quarto Brutus. Esatto. Per me è veramente uno degli ampli più piazzeschi che c'è sulla faccia della terra. Io ne sono ancora orgoglioso, e la prima versione secondo me è la versione meglio riuscita, per cui tienitela stretta. Era bellissima anche la seconda, assolutamente, però la prima c'aveva qualcosa di più. Molto bene. Ok, Francesco Allaro, un saluto grande maestro. RLS Forever, fatto nel 2006, ora di Tonzes. Ok, poi c'è Fabio Scalici, c'è Matteo Denti. Donato per me è stata un'enorme fonte di ispirazione, lo rispetto in maniera viscerale. Ecco, stiamo leggendo adesso le domande di qualche tempo fa, quindi sono adesso c'è tutto il sincronismo, per cui io ho sempre l'iPad, quindi se mi vedete guardare qua non è che mi sto cagando, quindi è che sto guardando le ultime domande mentre qua leggo ancora le domande. Siamo a 4:58, è così giusto per grazie per ragazzi, proprio grazie Marco, proprio tra intimi. Gabriele Cerchi. Donato, che ne pensi della PRS? La PRS è uno dei primi acquisti che io suggerisco ai ragazzi che studiano nel master e che devono fare un passo verso una chitarra che inizia a essere una chitarra seria. Tieni presente, io ho avuto l'onore e il privilegio di essere dimostratore della Porry Smith per diversi anni, e ogni volta che, quando non portavo le mie, prima di salire sul palco a fare la dimostrazione, aprivo e pigliavo quella lì, era regolata come la mia. Io non ho mai trovato una Porry Smith che non fosse poi queste qua. Come mai pigliavano l'aereo, prendevano il freddo, andavano in stiva, ma erano settate da paura? E com'è sta storia? Quindi tra parentesi, il mio rapporto è terminato con la PRS, ma io me le sono comprate perché sono chitarre meravigliose, e le SE sono delle chitarre di assoluto rispetto, un bang for the buck, come si dice in inglese, che tradotto, tu che sei anche laureato in scienze e filosofia, non lo so, un affare, una roba del genere. Esatto, bravo, bravo. Bella domanda del mio amico Roberto Meli. Donato, quando hai capito di passare dalla musica live all'insegnamento? La fiamma l'ha accesa un insegnante che ho avuto incredibile, che adoro e ringrazio anche nel prossimo libro che uscirà a settembre, Chords, passa il messaggio pubblicitario, che si chiama Filippo Daccò. Questo insegnante, ragazzi, bastava che aprisse bocca e tu rimanevi a bocca aperta. Io non ho mai trovato uno
che parlasse così chiaro, fosse così piacevole, così divertente. Tieni presente, Marco, che a me a scuola mi hanno trombato, io ero un balordo, per cui, cioè balordo, no, non ero un balordo, ero uno che non studiava, ecco. E invece appena ho avuto a che fare con Daccò, io ero sempre ultimo in banco, mi hanno bocciato, e quando invece ho incontrato Daccò, io mi sono messo accanto a lui, che per me, Marco, mettermi accanto a un professore, cioè all'improvviso, ok, lui mi ha acceso là. Io ho visto questa persona insegnare in una maniera che ho detto, questa è una di quelle cose al suo livello, io non ci sono al suo livello, secondo me lui era irraggiungibile, non c'è più Filippo, però io vorrei arrivare a quel livello lì. Filippo, le persone diplomate con Filippo, che hanno studiato con Filippo, sono quasi tutte star, nel senso, molte persone non vogliono dire sono stato allievo di, quindi non sarò io a dire chi sono diplomati con Daccò, per rispettare questa cosa nel dubbio, ma la lista, certo, è incredibile. Certo, dopodiché, sì. a un certo punto, circa al 22, ho fatto 24 anni di live, e al 22esimo incominciavo ogni tanto a non divertirmi più. Cioè, ero lì sul palco e dicevo, devo suonare, voglio tornare a casa da mia moglie. Ed è una roba che era strana, hai capito? Questa cosa ha maturato dentro, e a un certo punto, io nel frattempo insegnavo, cioè avevo già cominciato da anni, a un certo punto ho detto, facciamo che momentaneamente smettiamo. Infatti io non ho detto che ho smesso, io momentaneamente ho smesso. Questo momentaneamente ormai è da diversi anni, e ti assicuro, dal momento in cui ho smesso non ho avuto un ripensamento, anche perché, grazie al cielo, le persone che mi raggiungono sono incredibili. Ho avuto a che fare con dei ragazzi che qualsiasi sappiate che un insegnante soffre quando la persona che ha di fronte non studia, soffre molto di più di quello che voi potete immaginare, ok? Quando invece hai di fronte una persona che studia e diventa più bravo di te, e io ne ho tanti più bravi di me, Marco, allora tu ti senti un uomo incredibilmente felice, e ti senti dannatamente ripagato. Ecco, io così per adesso sono in equilibrio. Prima non lo ero, però attenzione, ho fatto 24 anni divertendomi come un maialino, per cui è stato veramente bello. Una bella storia, molto piacevole. Sì, le ho fatte a tavoletta. Le hai fatte da leone, non da pecora, diciamo, alla grandissima. Matteo Liprandi, ciao Donato, grazie per tutti i tuoi libri. PS, perché non ci suoni il solo di Nuno Bettencourt? E quale, caspita? Quello col delay? Sì, quello col delay. Aspetta un attimo. Allora, siccome io provo a fartene un pezzettino, ragazzi, non me lo ricordo più. Allora, aspetta un attimo. Mi immergo e cerco. Non te lo posso fare alla velocità originale, non me lo ricordo. Attenzione. Allora, il delay che ho qua è il carbon copy, per cui non dà esattamente la fotocopia di quello che fai, perché essendo un analogico rolla via gli acuti, esatto. Però l'effetto si capisce. Fammi. Allora, è un po' più stretto. Vediamo così. E poi non me lo ricordo. grande. Cioè, so che fa una roba. È più veloce di così, sì. Però ci vuole anche un altro delay. Sì. Bellissimo. Tra l'altro sono riuscito a vederlo 2 anni fa al NAM con mio figlio, è stata una roba meravigliosa. Mio figlio che era gasatissimo, pensa a te. Cioè, vedere Bettencourt, che animale da palco, fuori ogni limite, cioè sì. Proprio una cosa... Incredibile. Ok, poi c'è Roberto Marra che introduce un argomento, l'argomento degli argomenti, però questo è troppo lungo, secondo me. Parliamo di corde e manutenzione di chitarra.
Cioè, questo, okay. Questo. Va bene. Allora, ok, dammi una dritta, perché cioè io posso parlare, te ne posso dire tutti i colori. Allora, vado sulle cose che penso possano, Marco, possano stuzzicare. Sì, dai, vai okay. Su. Ok, allora, la prima cosa, in questo momento sono in mi bemolle con le 009, le corde che sto utilizzando sono le slinky. In questa qua ho le 008 accordate mi bemolle, e quindi allora perché, ecco, te l'ho detto, vado subito, adesso faccio così, piglio le mazzate, mi paro un pochettino, perché uno deve avere le corde grosse. Io ti dico la mia, non significa che è ciò che è, ti dico qual è il mio punto di vista. Allora, prima di tutto ti chiedo se per caso, Marco, tu conosci uno che si chiama Rick Beato. Okay. Personaggio pazzesco. Per me lui è uno tosto, è uno reale, cioè uno vero, è uno forte. Allora, cultura io praticamente pazzesca. Circa, ma non lo so, forse 30 anni è tanto, 25 anni fa, sto andando a naso, cosa ho fatto? Ho preso il mio registratorino, ho cambiato tutti i sette corde e mi sono fatto le registrazioni, no? Con il suono distorto, perché questo è il punto, e sono un chitarrista metallaro, per cui il suono distorto. Allora, cosa ho notato? Ho notato personalmente, quindi questa cosa è una cosa, lo ridico con tutti i crismi, è il mio punto di vista, quindi non è ciò che è ciò che credo, ok? Quindi quando ho riascoltato tutte le registrazioni blind test, mi ero segnato da una parte a cosa corrispondevano, e quindi, ok, mi piace, no, è ingolfato, mi piace, no, è ingolfato, ho scoperto che per il mio gusto, quando il gain è alto, dopo il 010 a me mi suonavano tutti ingolfati. Tieni presente che ero giovane, per cui avevo addirittura la forza tendinea per suonare, perché poi dopo c'è anche l'età e bisogna sapere anche questo, cioè dopo un po' scendi anche perché sei vecchio, sì, quindi sì. Cioè, non hai più la forza di prima. Ora cosa succede? Io sentivo che, Marco, c'era uno sbilanciamento nelle medio basse accordate a 440, però perché in mi bemolle no, ok, sì, c'era uno sbilanciamento, certo, nelle medio basse quando io passavo le 0,10, quindi le 0,11, le 0,12, le 0,13, mentre invece 0,11, 0,12, 0,13 mi piacevano se io avevo il suono pulito o crancettino. Sì. Allora ho dovuto fare una scelta. Essendo chitarrista prevalentemente metallaro, io quando sento le 0,9, sento le 0,9, 0,42 è la mia scalatura, no? Adesso ne sto provando di alternative, sai, quelle in between, quelle che stanno in mezzo, poi si vedrà. Prima di tutto ci metto tempo per capire, perché ormai, cioè, hai le tue credenze, quindi hai voglia di spostarle. È difficile che dici, la Madonna, mi trovo da Dio, e il giorno dopo non hai un ripensamento. Certo. È una roba. Quindi, quando io provo le 0,9, io sento che tutte le frequenze sono bilanciate, e alcuni mi dicono, sì, ma non hai output. Ho capito, ma lavorando col gain alto io ho il volume, non è una questione di output. La legge proprio di fare bei suoni, la prima legge per me è non dar fastidio. Certo. Che poi è la legge del fonico. Cioè, la prima cosa che tu vuoi fare è non dar fastidio, non creare picchi, non esagerare con le frequenze acute. Quindi io lì mi trovo bilanciato. Quindi le corde che utilizzo sono le 09, 042, anche accordate in mi bemolle. E poi, vedendo Rick Beato, quindi questo 20-25 anni dopo, ho visto questo test che invito alle volte i miei studenti ad andare a vedere, perché, ma fallo proprio ad occhi chiusi, cioè non guardare quello che lui sta facendo, e la maggior parte delle persone continuano a dire no, è vero, quando il gain è alto 0,9, massimo 0,10, alle volte 0,8, è curiosissima questa cosa. Certo, assolutamente. In genere, ogni volta che scendo di un semitono posso salire. Per esempio, ho dovuto spiegare a mio figlio gli Slipknot, che grazie a Dio sta crescendo bene per ora, e lì sono dovuto salire alle 0,12 per andare così in basso, più no, ma credo che anche loro abbiano una scalatura mista strana sulle 0,12, perché dopo è tanto, quando hai il gain alto dopo è tanto. No, ma sono assolutamente d'accordo. Io sono della scuola Lukather. Lukather, ho visto l'intervista, diceva che lui potrebbe usare anche le 0,10, però preferisce stare sulle 0,9, proprio perché lui, che ha questi bending, che se lì sono cose, sai, capito?
Cioè, io ho provato con le 0-10, arrivo a metà concerto, faccio con il mio tributo ai Toto, arrivo a metà concerto, poi diciamo il bending è di I Want All You Back, hai lì che ti vengono le lacrime a tenerlo con le 0-10. E quindi effettivamente, piuttosto io uso per esempio le 9-46, quindi c'è l'ibrido, quindi le basse grosse della 0-10. L'ho fatto per tanto tempo 9-46, sì. Però ecco. Non ho più la forza, al di là di quello che adesso è il mio credo, non ho più la forza per gestire con serenità questa tensione. Esatto, bisogna secondo me suonare con la marginalità giusta, soprattutto quando sei dal vivo, cioè tenere 2 ore con 0-10 e suoni di bending continuamente diventa poi molto difficile. La mia filosofia è cercare di non soffrire, cioè di metterla sempre al più semplice. Come Truss Road, visto che lui mi chiedeva il mantenimento, visto che sono uno zappatore, cioè sono uno che ci picchia abbastanza duro, allora imbarco un pochettino più del normale. Certo. E questo è un dato di fatto, perché se io lo metto normale già cerco di non alzare l'action esageratamente, perché amo il quindi che c'è un leggero di snap, hai capito? Sì. Soprattutto se fai funky un po' di snap, quello lì mi piace. Certo, non deve essere un buzz, hai capito? Però un pochettino lì, quindi non esagero con l'altezza, perché altrimenti mi manca quello snap che mi piace. Certo. Però siccome picchio tanto, agli Utai o a Jacaranda gli dico: ascolta, sei arrivato così, un chitarrista normale, non malato come me, farebbe così, ok, dagli un giro un pochettino in più, perché io ci picchio. Certo. Cos'è quella roba che hai sotto la chitarra, che ho visto sul bordo sotto? C'è cioè un grip? Credo che mi dicessi, se vuoi parliamo anche di questo dopo. Allora, sì. Questo qua succede che a 55 anni mi viene il mal di schiena. Ok, allora il mal di schiena, devi tenere presente una cosa, che una delle cose più pericolose per il chitarrista è la postura. Ok, e questo nei giovani gliela devi insegnare, perché hanno di fronte una vita, no? Ok, allora se la chitarra va giù da una parte o va giù dall'altra, tu non te ne accorgi, soprattutto se è subdola, te ne accorgi con una diavoletto, perché bam, bolle spur, bam, va giù dall'altra parte, allora lo sai e ti imposti. Se è subdola, invece, tu non te ne accorgi, ma c'hai un bicipite che magari è contratto per 4 ore di sessione di studio, ok, quello che vuoi tu. Oppure quest'altro che lo tiene su perché sta cadendo, sì. E tu non ti accorgi, ma dopo 10-15 giorni cominci a avere dei dolorini. Ok, questo già la PRS è bilanciata in una maniera incredibile, in questa maniera non si sposta neanche. Interessante. E questo a me, certo, esteticamente non è tutta sta figata, però a me mi ha risolto un fracco di fastidi alla schiena. Che interessante. E il pannolone, se vuoi ti parlo del pannolone. Dai, vai, il pannolone è importante. Il pannolone è importantissimo. Sì, allora, questo lo so, perché anche io ho avuto sulla PRS quel problema lì. E le molle hanno un suono che se usi il gain molto alto, addirittura sono 1, 2, 3 alle volte intonazioni che magari non sono neanche diatoniche non lo sono mai diatoniche rispetto alla tonalità nella quale stai suonando. Cioè producono dei suoni che non fanno parte della tonalità nella quale stai suonando. E quindi tu cosa fai? Tu continui a studiare e in sottofondo hai sempre... E il tuo orecchio relativo non se ne rende conto, ma in forma conscia o non conscia continua a paragonare gli intervalli rispetto a un pitch che continua a sentire. Questo, Marco, è il pericolo di studiare di fianco a un condizionatore che fa... Sì, 50 Hz. Esatto. E allora tu non lo sai che poi è un caso che un giorno tiri un coro, lo stoni. Ma non è che... lo stoni magari perché non sei un cantante, ma perché ormai, il bending, il tuo orecchio relativo è stato sfalsato. E questo è il primo motivo. Il secondo è che se fai rock duro, ogni volta che dai un colpo, capito? Aspetta, facciamo una roba. Ti spengo i reverberi, Le molle continuerebbero. Sì. Così. E invece... Come si fa questa cosa? Allora, come la faccio io? Tra parentesi, Steve Vai c'ha un pannolone dietro. Steve Vai nella Evo c'ha una roba che fa così. E si mette del cotrone idrofobo. Idrofobo. Sì, ne basta un pelino laddove c'è la maggiore lissi della molla, e senza andarci pesante, perché in realtà basta poco. Alle volte vendono anche le molle che sono silenziate, quindi l'importante è che quando suoni questa non continui a suonare. Esatto. E l'altra cosa è spugno i pick up. Questo lo fa anche Satriani. Sì. Adesso non so se si vede, se io mollassi questa vite, pom, il pick up vola al soffitto. Perché? Perché spugnando i pick up, questi non si muovono ma neanche, vedi che
non c'è modo di muoverli. Certo. Perché praticamente, sai che quando tu usi tanto gain, parte il Larsen. Eh sì. Feedback è buono, Larsen è non buono. Ok. Allora, per evitare, per togliere quel 3% di possibilità, eccetera, tu fermi il pickup. Infatti, in una chitarra dove c'è la mascherina e il pickup bascula, nella sua prima emissione, cioè se sei lì nel limbo, che ogni tanto parte, ogni tanto non parte, se ti avvicini e lo fai partire, poi fermi il pickup, fai semplicemente così, vedrai che lui fa... Sì. È perché è già lui che vibra. Eh sì, certo, certo. Beh, allora, guarda, visto che parlavi di feedback... Magari parlaci anche del feedback, visto che insomma, ne parlavamo prima, quindi... Ok, quindi... allora vediamo di parlare del feedback. Allora io adesso ti faccio sta roba qua, vediamo, fammi trovare un attimo la volumata giusta, dimmi se una volumata così... presente che allora se tu mi senti parlare va bene, molto più alto della mia voce, però se mi senti parlare vuol dire che non è così alto. Allora praticamente io faccio sta roba qua, guarda. Allora ci sono due trucchi. Il primo trucco è quello di buttare, di mettersi a 90. No, volevo dire rispetto all'amplificatore. Questa la dico da una vita, perdonatemi. Allora, a 45 gradi rispetto all'amplificatore. Cioè, praticamente, tu immagini così, oppure così, quindi gli puoi anche dare le spalle. Praticamente, immaginati una X dove tu sei il puntino che sta al centro dell'intersezione. Minchia, puntino che sta al centro dell'intersezione la metto nel prossimo DVD. Esatto. Cioè, ok, e tu sei al centro, ecco, tutte le posizioni che vengono fuori dalle gambette delle X sono buone. Quindi io in questo momento sono qui. Ok, quello che faccio è... Senti, faccio così. Senti che... aumenta il volume, io non so se da lì arriva. Sì, sì. Senti che sta morendo... Questo è un po' come la diavolina quando fai le salsicce, cioè aumenta la combustione, non è detto che ti entra, infatti sì, sì. Molte volte ti metti lì e pianti la figuraccia. questa è la prima, però aumenta. L'altra cosa che dico ai ragazzi è imparate un vibrato, Marco, che sia libero del rumore del tasto, e suggerisco il vibrato classico, questo qua. Ah, ma ci credo, non c'è l'overdrive? Cosa succede? Succede che il vibrato classico, per farlo, tu devi mettere dietro tutte le dita possibili e immaginabili, staccare la mano per avere le falangette morbide. Il vibrato classico è una figata perché se non hai la leva, Marco, sostituisce la leva perché è uno dei pochi vibrati che può calare, senti. Tutti i vibrati prendono un pitch e salgono. Sì, quindi certo. Quando cerchi la tua personalità ti conviene anche scegliere il tipo di vibrato. Ok, allora cosa succede? Che se io faccio così, tiro invece, cresco. Quindi se faccio una via di mezzo, è uguale alla leva quando non hai la leva. E non inserendo rumore di tasto, hai più possibilità di innescare il feedback o di avere sustain. Dai, non farmi far brutta figura. Allora, l'altra cosa invece è diteggiare male. Guarda sta roba qua, E come mai? Ecco. Vediamo. Com'è che è arrivato subito? Com'è che è? Allora, se io invece suono, contiamo i secondi. Sei secondi, Marco? Circa, ok. E se faccio così? Allora il trucco è diteggiare male, cioè vale a dire così. Si sente, Marco? Sì, che sto diteggiando. Sì, ma...
Ok, quando tu impari, e lì ti devi mettere un pochettino in saletta, perché dopo un po' che ti metti in saletta, senti i campi energici, hai capito? E ti vengono le orecchie a punta e ti dicono, ma come cazzo sei diventato? Seguo i consigli di Begotti. Forza. No, ti metti lì in saletta, diteggi male. E poi ci metti il vibrato classico. Questi due trucchetti qua. Grandissimo, grandissimissimissimo. Grande. Bella, quella del vibrato in negativo non lo sapevo, vedi che ho imparato qualcosa di nuovo anche stasera, ecco. Ah, quello lì è bellissimo, ti piacerà, piacerà. Sì, veramente bello, tanto abbiamo superato i 500, così te lo dico così. Grazie ragazzi, grazie Marco, sempre grazie. Va bene. Oh, io spero che sto dicendo cose interessanti, ragazzi, datemi un feedback. Se gli spettatori aumentano, vuol dire che stai dicendo, altrimenti vado via. Qua non perdona niente nessuno, quindi ragazzi, così è. Funziona così. Mi dispiace che non riesco a seguire tutte le domande perché ce ne sono un miliardo, ma speriamo, dai, un po' alla volta. Allora, vediamo un attimo. Il Tempio Massimo Carate. Cioè, ci sono dei nickname che hanno una fantasia, che sono qualcosa di eccezionale. Davide Del Prete. Domanda forse stupida, ma quando ci si esercita in casa, conviene passare una parte del tempo a suonare in piedi? Perché ogni volta che provo a suonare in piedi sembra che debba reimparare da capo. Sì, assolutamente sì, 50-50. Questa è la prima cosa, Marco, che... E lui come si chiama? Davide Del Prete. Davide. È la prima cosa che mi hanno insegnato al Musician Institute quando sono andato a studiare una breve sessione estiva che, tra parentesi, mi ha cambiato la vita. Allora, io ho avuto la fortuna di essere stato allievo di Ross Bolton. Mm-hmm. Ross Bolton è un chitarrista funky, è un chitarrista funky famosissimo, accompagnava quando eravamo a lezione in una maniera incredibile e aveva il braccio destro ingessato, quindi chissà come cazzo accompagnava quando poi gli hanno tolto il gesso, visto che faceva già paura. La prima cosa che mi ha detto, mi ha chiamato sul palco, perché le lezioni erano tipo un 20 persone, e sali sul palco tu e tu, due amplificatori, che tu fai questa roba, e tu pana, ok, insieme, e faceva gli incasti, erano meravigliose. La prima cosa che mi ha detto a me, mi fa, se tu continui a suonare seduto, ti hai un'angolazione, un modo di suonare che trova il suo perché, ma hai il busto torto, carichi la spalla dietro, quindi c'è del lavoro qua, e c'hai, quando vai in piedi, perdonatemi, mi devo alzare, quando vai in piedi la chitarra va al centro e il braccio va avanti, e quindi tu sei un chitarrista diverso. Se tu hai studiato, che ne so, 2 anni così, quando io ti faccio suonare in piedi con la tracolla, a te ti sembra che le stesse cose non le sai fare. E sai qual è la cosa pericolosa? E questo, Marco, è una figata pazzesca, perché a me mi ha aperto il mondo. Pensi di essere un emotivo. Caspita. Allora una persona non è emotiva, è che pratica, cioè esistono le persone emotive, assolutamente sì, ma pratica diverso da come performa. Ah. E allora, perché sai qual è il casino? Che nel momento in cui, Marco, uno pensa di essere emotivo, gli partono una serie di cinema, apro una parentesi, l'emotività è una figata pazzesca. Sì, sì, beh, perché significa che hai una sensibilità che altri non hanno, quindi nella composizione, nell'improvvisazione, nella scelta delle note, colori, quello che vuoi, tu hai una lunghezza in più. Ma detto ciò, può dar fastidio, no, alla persona emotiva quando deve performare. Se poi addirittura pensi di esserlo, corri il rischio di diventarlo ancora di più. E invece è perché studi diversamente. Tutta questa menata per dire... Andrea si chiama, giusto? Davide. Pardon, scusami. Del Prete, porto. Davide Del Prete. Studi al 50-50. Oppure quando stai seduto davanti così, cioè quando studi seduto, talvolta studi anche in questa maniera. Può essere scomodo, ma prima di tutto è più salutare. Un ortopedico te lo direbbe che è molto più salutare di questo, e soprattutto mai accavallare le gambe, possibilmente. Sì. E poi suona in piedi il 50%. Ora, se tu inizi a farlo, sappi che per un paio di settimane proverai sgomento, ma ti assicuro che dopo un po' questo sgomento inizia a diminuire. Prima di tutto però poni attenzione all'altezza della tracolla, perché dovrà essere simile perlomeno all'altezza che tu ti garantisci da seduto. Quindi se sei un gobbo come me che suono così, dal vivo probabilmente te la devi mettere qua, capito? Però vedrai che questa cosa va via.
Bellissimo. Una delle tue doti migliori che io percepisco subito è la tua capacità di comunicare, che è fantastica. Credo che, insomma, lo sai, la tua arma vincente lo riconoscono tutti. È veramente un piacere, uno spasso sentirti e emotivi. Questo è detto prima, l'emozione, l'essere emotivi e motivare. Quindi sono tutte le radici della parola sono le stesse, quindi mi ha subito risuonato, perché tu sei un grande motivatore. Effettivamente uno con te gli viene voglia di suonare, non c'è niente da fare, diventa voglia di studiare, di imparare. Questa è una cosa bellissima, perché e credo che il successo che hai fatto è proprio dato da questo. Sei, oltre che simpatico, sai comunicare bene, ma anche sai dare una motivazione che si percepisce proprio sotto le dita. Quando noi chitarristi amiamo sentire il sotto le dita, ecco, sotto le dita si capisce diciamo, il talento, e questo è innato, non c'è niente da fare, ce l'hai dentro di te. Tra l'altro saluto un po' di amici, c'è David Carels di Chitarra Facile, c'è Claudio Cicolina. C'è Marco, saluto anch'io entrambi. Bravi, state facendo un grande lavoro. C'è il mio amico Marco Celegon, Ricky Salerno. Scusate se saluto così ogni tanto con la coda dell'occhio, vedo anche gli ultimi. C'è anche Luigi Schiavone, tra l'altro. Super Luigi, come Luigi, stai? Porca miseria. Grande Luigi, anche con lui abbiamo l'intervista. Non mi ricordo quando, perché insomma, non me lo ricordo. Ok, andiamo avanti, dai, che sennò ci perdiamo un sacco di domande. Perché. Come ti dicevo, gli ospiti importanti sono anche gli spettatori, chiaramente, qui oltre che ovviamente a te. Alex R. Ricordo nei primi anni 90 lo studio della trascrizione di Donato di Toccata e Fuga in Re minore di Bach in Guitar Club, e la sua esibizione in uno dei second hand guitar all'Alcatraz, la bellezza. Ho fatto anche un second hand guitar, ci siamo beccati là anche forse una prima volta. Sì, certo, noi siamo conosciuti lì. Certo. Ok, vediamo. Francesco D'Aquila, ma la nuova versione del Tapi ha ancora la parte video? Sì, assolutamente sì. Anzi, c'ha una super parte video, perché Roby ha registrato sia gli esercizi al 70% della velocità, o comunque una velocità ridotta, sia la velocità obiettivo, e in più ha registrato molti commenti per permetterti di studiarlo meglio. Il nuovo Tapi è una 2.0, cioè non è un punto e qualcos'altro. In più abbiamo aggiunto, ma mi sembra almeno un 5, 8, 10 pagine, poi le basi, i metronomi. No, è roba tosta. Molto bene. Andrea Rossi, ciao, ma per studiare un pezzo tipo il Moscardone, consigli di memorizzarlo prima tutto e poi portarlo a velocità massima possibile, o a gruppi di battute? A gruppi di battute, Marco, perché perlomeno questo è quello che faccio io. Ci sono proprio dei passaggi molto più difficili di altri, e allora tu non vuoi che prima che arriva quel passaggio si metta in atto il timore di dire oh caspita, adesso l'ho sbagliato. Allora tu devi frantumare la difficoltà, e non la frantumi se tu lo studi lento, perché da lì ci passi una volta ogni minuto e mezzo, no Marco? E quindi invece tu vuoi andarci a picchiare, poi lo metti insieme. I brani tecnici si studiano così, mi dispiace dirlo, ma quando c'è di mezzo la tecnica c'è di mezzo anche un po' la disciplina, cioè ti devi mettere lì un pochettino. Ok, Andrea Dedo, ciao, colgo l'occasione per mandare un saluto a Marco e a Donato, che è stato mio insegnante un poco di tempo fa a Milano. Non smetterò mai di ringraziarlo per tutte le sue dritte e i suoi insegnamenti. Grazie a te. Nicola Fattori, ti ricordo ancora lo stand Meazzi da solo e poi con gli Ox, sei stato e sarai sempre il mio mito. Grazie Nicola, anch'io mi ricordo, è stato un periodo incredibile. Incredibile. Io, sai che cantavo, sul serio, cantavo Pappalardo, facevo banale, robe del genere, a un certo punto e lasciami gridare, e la gente andava fuori di testa. Era il momento più bello, non gli fregava più niente degli assoli, volevano vedermi cantare Pappalardo. fantastico. Ok, andiamo avanti. Luca Milieri, c'è anche Luca Milieri. Ciao Luca, un saluto. Super Marco. Luca è un chitarrista incredibile. Sì, molto bravo, confermo. Sempre Cassandra Music, Gianni dice, buonasera, volevo chiedere a Donato Becotto un consiglio sulla scelta di questo è quello di prima, perché stiamo saltando un po' di l'ha rifatto la domanda.
ciao Luigi Schiavone, ci siamo già parlati, Andrea. Ok, ecco, ci si salutano tra di loro. Saluto anche a Cristina, mia moglie dice sempre, lei sì che è brava, dato che sei sempre condonato nelle sue dirette. È vero, okay. È vero, infatti questa sera è eccezionale, chissà, grande. Quanti permessi devo fare. Cos'è che hai detto? Ha detto domani non vengo. Antonio Brondolone, con la B, con la D, non con la T. Buonasera Marco, grazie per la bellissima diretta. Avrei una domanda. Sono alla solo heavy metal della lezione numero 5 di Tappi. Consigli da Donato su come sbloccare la velocità della scala finale. L'heavy metal qual è? Quello di Bach? Perché io adesso non ricordo. Aspetta che apro Tappi. Così ci do un'occhiata. Vedi perché? Vedi Cristina? Cioè, cazzarola. Come faccio? Ma anch'io ne voglio una così, non è giusto. Cioè. No, ma ci ho messo una vita per trovarla. Allora. Questo qua... Tutto. Ah, la scala finale, quella la Paul Gilbert. Questa qua la devi isolare. Io non me la ricordo questa qua, ma la devi isolare assolutamente a pattern. Allora, in ogni esercizio di Tappi c'è una fregatura, l'abbiamo fatto apposta. Sì, c'è sempre una fregatura, tu non devi mai star tranquillo. E la fregatura è l'inversione di marcia finale. Quindi qui devi assolutamente isolare queste ultime 6 note. E in particolare le due che creano la differenza, perché ti spiego un trucco: tu non vuoi mai fare più di 8 note nello studio della tecnica, tu devi, perché non vuoi perdere tempo, tu devi capire quali sono le due che ti mettono in difficoltà, 2, 3, e poi inserirle nel loro ambiente naturale, quindi prendere una nota prima e una nota dopo. Queste regole qua vengono dai pianisti, che sulla tecnica ci fanno un mazzo che è incredibile. Ci sono degli studi sul pianoforte, su come studiare, che sono meravigliosi. E questo io me li sono letti, questa è una di quelle tecniche. Tu prendi la cellula che ti dà fastidio e la metti nel suo ambiente naturale. E continui a ripeterlo fino a che non diventa serenità. Sai cosa gli fanno fare? Mi hanno detto una roba. Questa roba può essere interessante, Marco. Quelli che fanno guida estrema mi hanno detto, che l'istruttore di fianco a te ha dei pedali che può mandare in derapata la macchina, può fargli perdere il controllo. Allora gli fanno questa roba qua, cioè tu vai dritto verso il muro, all'ultimo devi fare una curva, e praticamente quando arrivi vicino al muro lui fa perdere aderenza con questi pedali alla macchina, e tu ci stai andando contro il muro. E tu cosa fai quando vai contro il muro? Guardi il muro. Allora l'istruttore ti prende la testa e te la gira verso la soluzione. Interessante. Non devi mai guardare la difficoltà. Non è facile. Per allacciarmi alla situazione, certo, di prima. Cioè, certo. Se tu sai che c'è un passaggio difficile, a te ti batte il cuore, muovi adrenalina, aumenta l'agitazione, è un principio probabilmente biochimico, e realizzi la tua paura. E quando realizzi la tua paura, cominci a dire, ecco, vedi? Ecco. E da lì parte un processo. Bellissimo. Allora, ho letto anni fa su Ax, questa è AZ Guitar Style, un'intervista a Donato che parlava della sua esperienza in America, penso fosse il GIT o forse la Berkeley. Sì, Musician Institute. È stata incredibile. La domanda è com'è andata? Sì, è stato incredibile, perché praticamente io... Qualche aneddoto chiede. Allora, l'aneddoto pazzesco è che praticamente dovunque io andavo c'era una star dentro, perché era il periodo incredibile, quindi c'era Scott Henderson, e tu entravi a lezione con Scott Henderson, poi Ross Bolton, poi Steve Trovato, non so se conosci Steve Trovato, sì. Uno sul country pazzesco, sì. Un uomo eccezionale, di una gentilezza pazzesca, e un aneddoto che mi ha lasciato... che mi è stato utile quanto il Musician Institute, è che quando sono arrivato sono stato presentato a Jeff Berlin. Minchia. Mamma mia. Minchia, esattamente. No? Allora, tanta Jeff roba. Berlin aveva il dito... Ecco, questo vale forse di più di un accordo. Aveva il dito fasciato, io sto per stringergli la mano, io non sono nessuno, ma zero, ok? Sì, sì. Vengo presentato e mi fa, scusami se non posso stringerti la mano come dovrei, perché come vedi ho il dito fasciato, cazzo, c'avevo un dito così, faccio, no problem Jeff Berlin, no problem, ok? E
mentre parliamo, interrompe la conversazione per chiedermi scusa una seconda volta se non mi ha stretto la mano bene. Pensa te, E quando ci siamo salutati mi ha chiesto scusa la terza volta. Jeff Berry con Ivan Allen, con, ha suonato col mondo. E io, cioè, lì ho capito il valore dell'umiltà. Il valore dell'umiltà non vuol dire essere dei sottomessi, assolutamente no. Ma il valore dell'umiltà è qualche cosa che ai miei ragazzi insegno, che ti sostiene, non c'è niente da fare. Io non conosco persone diventate grandi, a parte i cantanti, perché il cantante Marco deve avere un ego. Sì, c'è niente da fare, un po' star deve essere. Io non conosco grandi che non ci sono arrivati attraverso l'umiltà. Poi magari sono cambiati, però sono arrivati in quella strada lì attraverso l'umiltà. Assolutamente d'accordo con te, assolutamente d'accordo con te. E lì Jeff Berry mi ha dato una lezione di vita, mamma mia. Ok. Enrico, il mio amico Enrico Lantero. Ciao Enrico. Se glielo dicevi a Page qualche anno fa, invece dell'archetto avrebbe usato il grattino. Grazie entrambi. Si parlava del plettro di prima. Quindi eravamo ancora nella sezione plettri. Cosa ne pensi di Jazz 3XL? Ultex. Allora, XL, attenzione, Jazz 3 io ce l'ho, ogni tanto lo utilizzo, però io sono innamorato di questi tre qua che ti ho fatto vedere. E mi trovo bene. Il punto è che questi qua, come ti dicevo, stanno finendo, di conseguenza dovrò trovare un sostituto. Quando mi metto lì col Jazz 3, Ma perdonami. Guarda che c'è Massimo Mugnai che dice: ne ho una busta di plettri di metacarbonato grigi. Cioè, hai questi, attenzione. Sì. Massimo Mugnai, segnati il nome, ci conosciamo bene. Massimo, te lo pago a peso d'oro. Ecco, quello che io voglio essere sicuro che non sia questo. Ok. Che c'è scritto metacarbonato, perché non è proprio lo stesso metacarbonato di questo che ci aveva scritto piccolino metacarbonate e poi lo spessore 1.00. Okay. Cioè, se hai questi, non hai idea di qua, sei già ricco. Dimmi dove devo firmare l'assegno. Ma non questi, questi no. Ok. Ok, c'è il mio amico Renzo Saltarello. Ciao, volevo chiedere a Donato che tipo di riscaldamento fa prima di un concerto per evitare tendiniti o problematiche varie. Sì, io sono odiato prima dei concerti perché ho l'amplificatorino Marshall che le band con le quali suonavo mi distruggevano o mi nascondevano. Mi odiavano a morte, ma poi io studio anche al ritorno in camion, per cui quando, dopo che abbiamo suonato, io sul camion salgo e continuo a studiare, per cui mi odiano a morte. Quindi io prima di suonare rifacevo le stesse canzoni esattamente identiche in una maniera dannatamente lenta, dannatamente, cioè proprio io mi mettevo lì, che ne so... Ok, questa era la parte ritmica. Mi mettevo a fare gli stessi assoli, lenti, 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 e poi facevo ogni tanto. Quando poi, scusa, sono scordato, e perdono. Ecco, adesso che è arrivata l'aria fresca, questa qua se n'è andata proprio. Ho ucciso qualcuno con questo. No. Fatta a compressore, quindi c'è un compressore in natura. E meno male, perché questo è terribile. Allora, attenzione, non si vuole accordare. Vediamo chi è più duro. Porca miseria, mamma mia. Ecco, questo mi dà il là per parlarti di una roba che può essere interessante. Quando suono dal vivo, accordo sempre qualche cent in più. Perché appena sali sul palco, il calore del corpo, il calore dei fari, la chitarra scende, soprattutto se è stata in camerino per tutto il momento in cui tu sei andato a mangiare. E tu sai che i gestori risparmiano, non posso neanche biasimarli sul riscaldamento. Cioè, perlomeno i gestori che ho conosciuto io, spegnevano il riscaldamento prima della serata e quindi tu barbellavi dal freddo, no? Dopodiché durante la serata lo mandavano a canna perché avevano le consumazioni da vendere. Certo. Economia di sistema è quello. Esatto, al tempo funzionava in questa maniera. Di conseguenza, prima di salire sul palco, accordo qualche chance su in più. In più, un'altra cosa, visto il setup maintenance che ci hanno chiesto prima, io il mi basso lo accordo sempre calante. Il motivo per il quale lo calante vuol dire che, immaginate il boss, che è quello che c'ho sopra, al posto di essere qua, è qui, il pallino meno. Il motivo è che quando il mi va in overpower,
Fammelo accordare bene così ti faccio capire. Ok, adesso è calante. Ok. Io ho l'intonazione almeno per i primi 2 secondi. Poi scende giù. Se io lo accordassi, adesso te lo accordo a 4,40. Era crescente. Sì. Siccome nella maggior parte delle volte che tu fai le ritmiche torno calante, tu fai e insegno ai ragazzi ad accordarsi così. Mm-hmm. Tu hai bisogno di questo? Lui resta sempre intonato. Perché sì, tu rinfreschi il colpo, no? Certo. Siamo arrivati a questo perché... Cioè, cos'è che stavano dicendo? Riscaldamento prima del concerto. Esatto. Studio le canzoni, poi ad un certo punto, quando sono caldo, mi metto lì a fare un pochettino questa roba qua. Che è uno string skipping. Ok, suonato un po' meglio, mi metto lì un paio di minuti, poi lascio andare giù le mani perché il sangue deve ripartire e poi sono caldo. Perché poi sai cos'è? Tanto è una questione di testa, non è solo di mani, sai? Cioè tu ci devi entrare con la testa e io non sono un chitarrista che prende parte, sono un chitarrista che ha bisogno di entrare con la testa. Molto bene. Ma visto che si parla di testa, qua vedo... Donato, mi fai un paio di animali della fattoria di Nonna Papera, video incredibile. Volentieri. Allora, attenzione. Allora, vediamo. Allora, ti faccio quelli più speziati, cioè quelli che... Allora, prima di tutto, io fra un po' farò una diretta sul band più avanti. Prima di tutto, una delle robe che stupisce non è un animale, ma è questo qua, guarda. È una scala blues un po' tirata. Ok, allora, nella fattoria degli animali una delle cose che manda più fuori di testa è questa roba qui, guarda, la campana. Bells. Ti metto anche un po' di reverbero? Allora, come si fa la campana? Attenzione Marco, resto bloccato così e cerco di avvicinarmi. Praticamente, guarda, si vede che io ho incrociato le corde? Sì, sì, sì. Ok, praticamente fra un po' mi si taglia il polpastrello, però non fa niente. Vedi che ad un certo punto si uniscono e poi vanno avanti. Ok, questo, laddove c'è il punto di unione, è lì che si genera la campana. Per fare questo... Per fare questo faccio questo movimento. Guarda, mi appoggio qua, vediamo un po'. Allora, acchiappo, ciò che non si vede è che mentre parlo la mano destra tira su questa corda. Quindi io posso entrare con l'anulare e scavalcare il sol. Si vede che scavalco il sol? Sì. Dal sì. E praticamente... Ma che roba! Fantastico! E poi qual era quell'altra? Aspetta, ce n'era un'altra che era bella. Ah beh, questa qua mi piace da matti. Questa qua, questa è una scala blues, è un blues band. Con la pennata continua. Penso a te. E il cavallo, vabbè, il cavallo, Cristina, il cavallo lo conoscono tutti. grandissimo. A Zeta Guitar Style, ora pensavo di usare alcune basi di Donato per fare dei video soli, così unisco l'utile al dilettevole. Ok. Certo, grazie. Alessio Serra, viva lo Stylus Peak. Cos'è lo Stylus Peak? Ah, quello lì. Il plettro della tortura. Ah, qua, sì, no? sì. Va per la pennata alternata che tu ti metti lì. E ogni tanto fai. Ah! E ti incazzi come una iena. Ok, allora, buonasera Andros Dom, buonasera, complimenti per i video, volevo domandare a Donato delle lezioni via Skype, come uno deve equipaggiarsi.
Oh, bella interessante domanda, attuale. Ok, sì, assolutamente sì. La cosa più importante per il buon svolgimento è avere una buona connessione. E esistono diversi modi, che, però sostanzialmente uno dei migliori è se riesci a far entrare lo spinotto è meglio del wifi. Questo per sicurezza. Poi a seconda dei posti in cui sei, in realtà bisogna avere in upload possibilmente più di 20. Come si dice MPBS? Come si chiama? MPBS. Ok, più di 20, perché l'upload è quello che io vedo di te e quindi anch'io devo avere un upload. Sotto il 20 ce la si fa, però alle volte fai un po' così e via. Poi noi lo facciamo con Zoom, che è quello che stiamo utilizzando adesso, no? Esatto. E io mi trovo benissimo con Zoom. Le difficoltà nascono nel momento in cui la connessione non è ottimale. E poi sono, per quanto riguarda la strumentazione, invece, Marco, io sono alla vecchia, cioè l'audio che senti adesso è lo stesso audio che sente la persona che fa lezione con me. Cioè, questa è la schermata che vede chi fa lezione con me, non cambia niente in realtà. Allora, cosa succede? Succede che qui c'ho sto microfono qua, attenzione, adesso succede un casino, cadrà tutto, ok? Questo è un Blue Yeti Pro, non vado avanti perché sennò qua succede un disastro. È un microfono buono che in questo momento riprende sia la mia voce, sia quello dietro e sia a lezione le casse che stanno dietro, perché io ho la possibilità di cambiare, cioè posso dirgli utilizza la capsula dietro e quella davanti, per cui prende l'audio dietro e il mio, oppure prendi solo davanti, come in questo momento adesso, oppure prendi lateralmente stereo, perché è anche stereo. Quindi qual è il messaggio? Prendi un bel microfono. Di solito i più grandi risultati si ottengono passando attraverso una scheda audio, ma credimi, la stragrande maggioranza delle persone che utilizza la scheda audio tra i ragazzi prima o poi ha delle difficoltà che non riesce a gestire durante la lezione. Il buon vecchio microfono alla grande non ha nessuna difficoltà, pronti, si suona, ti ascolto, consigli. Se la connessione è buona, è incredibile come la lezione online sia simile alla lezione di persona. C'è il fatto che non ti posso toccare, non ti posso dire queste cose, però vedi, Marco, dopo un po' che fai le lezioni online cambi anche la terminologia, certo. Cambi la maniera in cui dici le cose, ed è per quello che, cioè, uno che fa lezioni online deve essere uno che la sa fare, altrimenti è una perdita di tempo, altrimenti non ci si capisce e nasce la frustrazione. Comunque la strumentazione è un microfono, una buona connessione, Zoom nel caso che vuoi fare lezione con Zoom e sei messo lì a gamba. Ti suggerisco di rialzare l'amplificatore, non metterlo per terra, perché dopo diventa un po' boomy, ok? E basta. Certo, molto, molto bene, molto interessante. Ok, Donato, bravissimo, quando c'era la fiera degli strumenti musicali a Rimini vedevo le sue demo e varie sessioni instancabilmente, assolutamente fantastico. Poi Simone Morandi, ciao Begut, domanda secca, duetto dei sogni con Zappa, Gallagher o Ray Vaughan? Okay. Sì. Cioè, alla fine della fiera ne hai detti tre che fanno paura, c'è anche il primo, mamma mia, assolutamente, però sono un tamarro. Esatto. Evil Gore, buonasera Marco Donato. Renzo Saltarello, cioè sempre il mio Renzo, amico. Ciao, ho sempre seguito le lezioni di Donato, grande maestro, fin dal video corsi di Franco Musida. Ricordo come Musida rimaneva stupito dalla tecnica veloce di Donato. Sì, è stato incredibile. Io lo ringrazio perché mi ha dato una grande fiducia. Sai, ti posso raccontare un aneddoto che ti viene da ridere? Vai. Allora, questo vi farà morire da ridere, ragazzi. Allora, siamo a registrare questo metodo didattico al Center Gross di Bologna, laddove viene registrato il Roxy Bar. Allora, io arrivo, mi scaldo, preparano tre telecamere, Musida segue tutto quanto, ma manca Red Ronnie per fare il cappello introduttivo. Tieni presente che io, certo, conosco Jimi Hendrix, però non ho la cultura di Red Ronnie. Anzi, io nasco con Van Halen e tutto quanto, no? Per cui sono arrivato a Jimi Hendrix dopo. Allora, cosa succede? Succede che arriva Red Ronnie, sì, pronto, dammi il gelato. Il gelato del microfono, no? Dammi il gelato, sei pronto? Ok. Siete pronti? Sì, tutto trafelato? Ok, allora, cosa ne pensi di Jimi Hendrix? E io, caspita... Red, io sono nato con Van Halen, non lo conosco. Stop. Si volta verso Musida e mi fa: ma chi cazzo m'hai portato qua? Aveva comprato la chitarra da mezzo miliardo di Jimi Hendrix. Certo. Sì, no, lui è simpaticissimo, poi dopo è andato tutto da Dio. Però quella scena lì, io ero un ragazzino,
stop, chi cazzo mi hai portato? Io sono diventato bianco, gli ho detto, ma se vuoi te lo suono Jimi Hendrix. Esatto, incredibile. Ok, allora aspetta che andiamo avanti, che ogni tanto mi saltano, abbiamo un miliardo di domande, mi spiace ragazzi, non so se riusciremo, o facciamo le 5 di mattina con le pause, bisognerebbe fare gli stacchi pubblicitari, bisognerebbe fare. Grande maestro Begotti, che non ha mai mischiato FG con il nastro rosa di Battisti in versione rock. Eh sì? Mm. Cioè, se l'ho fatto? No, chi non ha mai mischiato FG? Ah, no, con il nastro rosa, beh, nasce da quello. E il riff è... proprio il classico. Yeah, proprio classico riff anni 80-90, era proprio quello, era quello. Andrea Calore, ciao Marco, vogliamo sapere come, quando Donato ha conosciuto Roberto Fazzari e che ci racconti l'aneddoto più divertente tra loro due, a parte quello della voce. Vabbè, c'ho un aneddoto incredibile, spero che Roby non si incazzi perché... Chiedila. Allora, praticamente io ho conosciuto Roberto quando ho avuto il privilegio di insegnare al CPM. Roberto aveva smesso di lavorare in banca perché non gli piaceva il lavoro che stava facendo, con tutto rispetto per coloro, lui voleva diventare, per coloro che lavorano in banca, lui voleva diventare un chitarrista, e che è chitarrista tra l'altro, e di conseguenza si è iscritto, e praticamente era in una classe, mi sembra Marco, di 5 persone. Io ho capito che lui aveva qualcosa, io l'ho capito subito che lui aveva qualcosa. Allora viene fuori un giorno, Roberto è una persona pacata, gentile, è il miglior collaboratore che io possa immaginare. Ha paura, ha paura perché è collegato. Porca puttana. Vabbè, allora si è collegato al suo avallo. Roberto, qua è un casino. Allora praticamente cosa succede? Succede che un giorno do da studiare... Ok, come si chiama? Another Brick and Wall, no? Il solo. Ok, allora tutti lo portano. Sì, bravo. Ok, Roberto, bello. Sì, però bisogna che me lo riporti. Sì. E lui, perché? Perché ho bisogno di più tiro, Tu riportamelo, va bene. Tutti gli altri vanno avanti con il prossimo assolo. E lui, però io c'avevo il mio disegno, che è lì dove sta l'insegnante. Allora cosa succede? Succede che arrivano avanti, Roberto, la settimana, tutti mi fanno il prossimo assolo, la settimana dopo arriva Roberto, me l'hai fatto una da Brick and Wall? Sì, ok, e me la risuona, meglio, no? Mi spiace Roberto, no, ho bisogno che me la riporti ancora perché non ci siamo, io ho bisogno, non te lo so neanche più dire di cosa ho bisogno di più tiro, più vibe, più altre robe. Roberto si diventa paonazzo, no? La terza settimana... Ti ripeto, Roberto è uno che non si arrabbia mai. La terza settimana tutti gli altri sono andati avanti. Bene. No, Roberto, mi dispiace, me lo devi portare ancora. Io non so che cazzo vuoi da me! Butta giù la chitarra. Io mi faccio un culo grosso così per renderti contento. Tu che cazzo vuoi? Cosa devo fare? E lì ho capito. Era lo sfogo di una persona, di una responsabilità incredibile. Io adoro Roberto. Qui dentro è una colonna portante. E era uno sfogo di una persona talmente tanto onesta nello studiare, che seguiva ogni cosa che gli dicevo, che era arrivato al punto di non saperlo più. Io sono stato calmo e gli ho detto, ascolta Roberto, riportamelo. Cazzo, dopo mi ha portato una roba ed è diventato Roberto Fazzari. Perché lì è scattata la molla, hai capito? E questa scena tra me e lui è avanti da una vita. Ma lui che butta giù la chitarra, io non so che cazzo vuoi da me a lezione. In silenzio. pazzesco. Bene, dai, allora andiamo avanti. Grazie a Z Guitar Star, grazie a Nato, anch'io sono uno che si annoia di serie di ripetizione, mi trovo a mio agio a comporre e improvvisare. Ok, Michele Camerotto, ciao Donato, Ruma, grazie per i consigli. Ok, c'è il mio amico Daniele Norido, Stefano Scarlatta, Pierluigi Piscitelli, sono alla quinta lezione con la Rock Guitar Academy via Skype con il maestro Andrea Filippone. Quella. Metodi sarà, divertenti, utilissimi, che dire, siete grandi. Ok. Grazie. Molto bene, quindi giusto anche...
evidenziare, beh, insomma, non ci sono dubbi, però ci mettiamo dentro. No, Alex, ricorda nei primi 90 lo studio della trascrizione di Donato di Toccata e Fuga. Beh, questa l'ha rimessa di nuovo, allora andiamo avanti. Ora ho trovato un esercizio, prendo base improvviso, varie soli finché non trovo quello che mi piace. Se mi piace, studio separatamente qualche tecnica per migliorarlo. Ma prima voglio una struttura melodica. Ok, Maurizio Orsini, di Tones mi ha dato dei risultati inaspettati, tra l'altro è pieno di consigli che evidenziano la bravura come docente e dall'autore. Complimenti Donato e a Marco per queste fantastiche interviste, grazie. Ringrazio. Grazie, grazie mille. Beh, mi permetto di dire complimenti anche a Roberto, perché Roberto Fasari è dentro, in realtà Roberto è dentro in qualsiasi nostro libro, però in di Tones io senza di lui non avrei potuto fare quel libro lì, per cui i complimenti vanno anche a Roberto. Ciao. Bene. E perché quello che va veloce è lui. Gli esercizi a 200 li ha suonati lui, io mi sono fermato a 180. Eccolo. Giorgio Lonigro, ciao prof Begotti, Gianluca Guizzardi, ho visto Donato prima volta alla Fiera di Strumenti di Pesaro, sono rimasto sbalordito. La famoso, cos'era? Il Disma era, quello che di Pesaro. Era bello il Disma. Ho visto Donato, ok, aspetta che sto rileggendo, sto incoglionendo con gli occhi. Che fine hanno fatto i tuoi progetti Ampli Brutus, l'abbiamo detto prima, e le chitarre Eco? Allora, beh, sono terminati tutti quanti, la chitarra Eco è stata una bellissima parentesi, bellissima perché mi ha dato tanto, a parte che io sono innamorato dell'azienda Eco, anche perché dentro ci sono dei veri amici all'interno della Eco. E la cosa bella è che mi ha dato la possibilità di crescere, perché ero io che andavo proprio nell'azienda, Marco, andavo, c'ho anche le foto, tu hai, ti giro le foto, eh no, ma non abbiamo ancora il WhatsApp sincronizzato, io ho proprio le foto della produzione della Diton, beh, scusa, te le carico qua, ce ne frega niente, se le fai, aspetta, vediamo, guarda che ti faccio vedere questa roba qua, è fetish questa roba qua. Non so, dimmi se vedi qualcosa. Ti è arrivato qualcosa? Aspetta, che se metto la cosa, vediamo un attimo. Perché io andavo proprio a Praga a curare periodicamente l'andamento della produzione. Cioè ci mettevo la faccia, ma ci mettevo anche l'impegno. Eccolo qua. Adesso lo sto facendo vedere. Fai vedere quello che vuoi, Eccolo qua. La macchina, la CNC a controllo numerico. A te ti piacciono queste cose? Eh sì, è il mio pane. Veramente? Eh sì. Questa qua, sai, una volta stava tagliando un... aspetta, non mi ricordo, qual è il legno della Fender? Lontano. Ok. Figa, è partito un corpo, non c'era la rete, è partito un corpo. Se c'era lì una persona gli staccava la testa. Per fortuna eravamo lontani. Pam! Era un proiettile. Capito? Ci credo. Eccole qua. Questo per dire che era, pensa che questi qua si alzano a lavorare alla mattina prestissimo, loro hanno un freddo terribile dalle loro parti, iniziano tipo le 4:30, una roba del genere, e finiscono nel primo pomeriggio e hanno tutta la giornata libera, però partono a degli orari incredibili e no, è stata proprio un'esperienza meravigliosa, perché tra parentesi la cosa pazzesca è che, non faccio i nomi, ma proprio dalla stessa azienda, nel nastro trasportatore accanto, uscivano delle chitarre pazzesche, quelle che tu compri come custom shop. Sì, cioè sì. La mia Diton usciva laddove tu compravi anche la ed era la stessa fabbrica, questa era la figata. Io ho imparato anche altre cose attraverso questo, no? Penso a te. Ok, allora Emiliano Mammini, ciao Marco, ci ha donato un grandissimo ricordo ancora quando io andavo a sentire dentro i box del mitico Disma Music Show, che bei tempi. Giorgio Lonigro, quando la possibilità di avere tutto il percorso diploma in forma di manuale? Ostriga, allora questo in realtà ha a che fare col progetto segreto del quale io non voglio parlare, nel senso che avrete capito probabilmente di cosa si tratta, stiamo avviando delle cose e poi si vedrà. In questo momento, cioè quello che noi vogliamo fare è certamente portare l'RGA online in diverse forme, per cui però per ora mi fermo proprio qua, perché poi dopo va a finire che magari le cose non riesci a farle come vuoi, allora hai parlato fin troppo. Ok. La domanda di Domenico Iaconesso. Ciao Marco, ciao Donato. Cosa ne pensate dei conservatori che hanno i nuovi corsi pop rock?
Allora, alcuni dipende dagli insegnanti, sai. Io ho dei ragazzi che studiano al conservatorio, oppure diciamo che alla RGA arrivano le persone diplomate in conservatorio, tantissime, oppure alcuni ragazzi che sono che fanno l'MCR e contemporaneamente fanno il conservatorio. E quando l'insegnante è in gamba, Luca Colombo, adesso non mi viene quello che mi piace come suona da matti. Chitarrista di Eros che mi piace da matti come suona. Beh, adesso non mi viene il nome. Cioè quando vanno a lezione da lui escono tosti. Quindi io di questi. Allora, il punto, sai qual è, Marco? È che quando si chiude la porta è l'insegnante. E questo vale anche qua alla Rock Guitar Academy, eh. Cioè la Rock Guitar Academy è un posto che quando entri dici non mi sembra vero, cioè certo io sono l'oste, ma ti dico, qui dentro è tutto talmente bello che alle volte non ci credo. Io non ci ho ancora fatto l'abitudine, però la realtà è che quando si chiude la porta è se sei con Filippone, se sei con Fazzari, se sei con Begotti, è lì, è tutto lì, capito? E quindi ci sono proprio dei corsi di conservatorio che io stimo, altri che alle volte mi arrivano dei ragazzi che io, per esempio, mi è arrivato un ragazzo che stava facendo più lezioni di presenza scenica di chitarra. Questo è successo qualche anno fa, quindi non saprei dirti. E io gli ho detto, di lezioni di chitarra aveva, che ne so, Cristina, quanti ne aveva? 8 ore all'anno. 8 ore all'anno. Ma cosa fai con 8 ore all'anno? Io 8 ore non studio neanche... A me per suonarlo bene 8 ore non mi bastano, perché poi devo trovare il modo di dargli il tiro e quindi questo in questo caso sono in difficoltà. Io quello che voglio dire, ragazzi, è questo. Giorgio Secco, esatto. E ci sono dei ragazzi che frequentavano l'LMCR con me, che andavano a lezioni da Giorgio, e Giorgio li preparava in una maniera incredibile. Tra parentesi, lui è un chitarrista veramente molto bravo. Quindi dipende la persona con la quale sei. Con Luca sono in una botte di ferro. Luca insegna da una vita, è un insegnante eccelso, per cui ha programma didattico, è in grado di insegnarti qualsiasi cosa. Lì sei in una botte di ferro. Quando dico questo non vuol dire che con gli altri non è così. Io parlo delle persone che conosco. Sì, beh, certo, assolutamente. E fai bene, perché a quel punto lì, cioè, lo dico sempre, però, cioè, le cose che si conoscono sono quelle di cui uno può... Poi non si parla di ciò che non conosce. Esatto, non ha senso. La cosa che voglio però dire a questo ragazzo è di non fare questa cosa, se ha intenzione di farla, per il diploma. Che il diploma di conservatorio è una figata estrema, però la realtà è che tu lavorerai se suonerai meglio di un altro. Questa cosa non la dimenticare mai. Sai perché? Adesso, l'altro giorno si è iscritto all'MCR Online un ragazzo che è stato all'estero a studiare, ci ha lasciato giù 40.000 euro, no? E mi fa, ma io sono andato in America, ma l'America era qua. E gli ho detto, cazzo, ci è voluto tutto sto tempo per capirlo. E ne esistono diversi. Io alle volte vedo, sei andato a studiare all'estero? Sì, l'ho fatto anch'io. Sono andato al Musician Institute in un momento d'oro. Però ci ho fatto 15 giorni. Poi mi sono iscritto al CPM, perché era il posto migliore dove potevo andare. Certo. Ma mica mi sognavo di andare all'estero. Un conto è la Berkeley. La Berkeley in questo momento è top. Eh sì. Capito? Sì. Vabbè, quindi questo è quanto. Bene. Tom Lang, stasera ho stappato il prosecco, ci vorrebbe effettivamente adesso un prosecchino fresco, così non sarebbe male. Vincenzo, 3 Camillò, complimenti Donato per il tuo lavoro svolto nella musica, potresti parlarci di come poter fare un lavoro avanzato per sincronizzare la destra con la sinistra sia su una sola corda sia più su corde? Di Tones, assolutamente. Allora, c'è una delle lezioni migliori di Tones, è la Super Saiyan del livello numero 3. Il livello numero 3 di Ditones, Marco, è il livello per eccellenza, perché è quello che sulle quattro dita consecutive ti dà più sfide, no? Quindi in realtà quello è il core, per cui abbasso un po' perché sennò siamo vuoti. Lì c'è uno studio fatto apposta per sincronizzare, che fa così, guarda. E poi fai questa cosa al contrario, e poi ci sono tutte le combinazioni, cioè questo era 1, 2, 3, 4, cioè fallo con 24 le combinazioni possibili. Io quando devo studiare questo qua, io devo partire per farlo vedere ai ragazzi almeno 2 settimane prima, perché alla velocità alla quale è richiesto, però fa un fracco di bene, perché ti fa capire che devi stare stretto, sincronizzato, e non nascondo che questo
che poi magari non usi più o usi una volta ogni tanto, ti tira via 6 mesi di studio. Poi dopo la differenza la devi fare col plettro normale, però questo qua, inceppandoti, ti fa capire proprio di non entrare troppo in profondità delle corde, perché altrimenti stai perdendo scioltezza, perché il plettro poi, soprattutto il plettro che mi hai fatto vedere tu, quello lì, cioè te la solleva la chitarra. Eh sì, questo qua sì. Devi galleggiare in punta. Esatto, sì. Perché così ti saluto, no? Esatto. E l'altra cosa è che tutti gli esercizi che vengono dopo hanno il cambio corda, sia in longitudinale sia in verticale. Che ne so, per esempio, abbassi il secondo e il terzo dito. E faccio sempre la stessa stronzata. Capito? E poi... vai avanti così, ce n'è di tutti i colori in ditone. In ditone ci vogliono 6 anni per terminarlo. A parte Fazari che lo fa in 5 minuti. Hai già finito? Sì, grande. Ma tu lo sai che Fazari, quando studiava con me, lui partiva a 200 a scaldarsi. Senti. E io chiamavo gli altri insegnanti delle altre classi per fargli vedere, perché lui arrivava a 300 con ogni esercizio che io gli davo. Senza te, che persona. Cioè, è una roba... Fazer è veramente una pennata scioccante, perché quando te lo vedi di fronte, ti è mai capitato di vedere di fronte un grande musicista? Sì. Che ti arrivano delle cose che, ok, quando ti vedi di fronte Roberto che ti fa quella roba lì ridendo, quasi pigliandoti per il culo, ma tu senti che c'è il volume, cioè è proiettato. Sì. Cioè è vera, cioè puoi togliere il gain che va bene lo stesso, la pennata vera, quella solita. Io ci resto, non ci sono ancora abituato. Esatto. Vedi Robito, ho fatto la lode così, oh, no? Era tutto... na, 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 il bazzaron. Guarda che bella cosa che scrive Alessandro Vestali: ascoltandovi mi è venuta la voglia di suonare, quindi mentre vi ascolto mi alleno un po'. Oh, ma che bella, meraviglia. Cosa. Ma che bella cosa. E Milo dice: oh, che comprate sto cazzo di compressore. E comprate sto cazzo di... Sai che quella battuta, io ho capito a cosa fa riferimento. Fa riferimento a una demo che io ho fatto, nel quale parlavo tanto del compressore, ho spiegato un fracco di cose, però vedevo che di fronte alle persone, sì, gli piaceva quello che dicevo, ma non aveva feedback alla fine. E comprate sto cazzo di compressore. Questa battuta è stata bellissima, no? Sono come dei matti. Ok, c'è il mio amico Ricky che dice: Marco, ho 9 chitarristi che avrebbero il piaciuto di ascoltarlo. Probabilmente ti vogliono ascoltare suonare. Suona, dai, allora, suona qualcosa, dai. Allora ti faccio... Allora... Le 11:30. Yeah! Se non puoi dire, ho comprato il reverbero nuovo. Sai quando compri il pedale nuovo che lo metti subito a canna? Cos'hai comprato? Cos'hai comprato? No, era una battuta. Ah. Cioè, mi sembrava di essere in una cattedrale. Ah, cazzo. Bello. C'è Roberto che ha detto, che scrive: sei perdonato. Tanto ci vediamo domani mattina. Ok. Mio amico Giovanni Parise. Padovano, Donato mi fai morire durante le sue dirette FB. Comunque siete due grandissimi chitarristi. Donato, fai un lavoro eccelso nella didattica. Grazie mille. Massimo Cerquetti: a Roma che scuole ci sono buone? Premetto che voglio imparare per pur divertimento, però non so dove andare. Ma sono poco informato, ma sono certo che ce ne sono. Mamma mia, cioè ci sono dei chitarristi fantastici a Roma. Mi spiace, non saprei dirti dove, proprio perché non sono informato, ma non posso pensare che non ci siano. E comunque a 2 passi da Roma esiste il grande Ciro Manna, a 2 passi da Roma, per modo di dire, però secondo me lui in questo momento è veramente un grande. Tanta roba. È veramente un grande. E noi abbiamo l'onore che insegni anche da noi. Questo lo dico come pregio, perché lo adoro, quando lo sento suonare è incredibile. Ok. Milo: ho imparato a suonare il compressore grazie a un video di Donato, perché non sapevo settarlo. Ecco, vedi.
meraviglia. Ok, Giuseppe di Treviso, ho frequentato altri corsi di chitarra. Cazzo di compressore, porco dinci. fondamentale. Ho frequentato altri corsi di chitarra, ma solo all'RGA ho imparato con il maestro Filippone e la didattica della scuola di Donato, cose che mi sarei solo potuto sognare. Molto bene. Il grande è Giuseppe Treviso. Ah sì? Giuseppe. Il grande Filippone. Allora, invece Cassandra Music riprende la domanda di prima sul discorso dell'accademia. Non è necessario quindi avere un diploma per diventare insegnante in un'accademia privata? Il mio obiettivo è lavorare nella musica e insegnare. Per quello che mi riguarda e per l'esperienza che ho io, no. Diversi ragazzi diplomati da noi sono in scuole anche famose. Mi sento di dire che sono, cioè, non solo la scuola magari che è in un paese, ma nel nostro caso quando si diplomano alle volte vanno anche in scuole molto molto importanti. Quindi il punto è che secondo me nelle scuole private non è tanto il fatto di avere il diploma, comunque io lo chiederei se uno venisse a insegnare qua o comunque un background, ma è proprio l'esperienza che hai, come suoni, la maniera in cui dialoghi, quanto sei organizzato, certo, nella didattica. Caspita, guarda che insegnare oggi non è come una volta, eh. Oggi non è, oggi ti faccio vedere questa cosa e andiamo. No, io te la faccio vedere, controlliamo, hai la base, hai l'obiettivo metronometrico, ci arrivi tramite questi step, questi sono gli esercizi preparatori, ci vediamo la prossima settimana, me lo suoni all'80% della velocità, eccetera. Cioè, è una roba quasi scientifica. E certo, il buon insegnante non è solo un insegnante, non è solo un insegnante, è anche un pochettino una persona che capisce qual è la direzione migliore per te e sa inserire il miglior materiale per arrivare allo stesso obiettivo. Sai Marco, non tutte le persone hanno la stessa attitudine e le stesse preferenze. Ci sono persone che si divertono col rock, ci sono persone che si divertono col blues, ma se tu al diploma li devi portare a suonare veloci, in qualche modo li devi portare lì. Ho detto velocità perché è l'unica cosa misurabile. Ok? Se devono arrivare a leggere, devono arrivare a leggere, quindi a uno gli farai leggere le robe blues, all'altro gli farai leggere le robe pop. Devi trovare il modo di dialogare con tutti perché tu hai l'obbligo dell'obiettivo. Si dice bisogna essere dei coach, sostanzialmente. Assolutamente, assolutamente. Beh, ci sono poi momenti di sconforto che accadono a tutti, eh sì. Di conseguenza tu devi essere in grado di capire dov'è stata la difficoltà ed eventualmente fornire una soluzione. Ok, c'è il mio amico Andrea Noe, adesso ci sono un po' di amici che stanno arrivando adesso anche, vabbè, sono arrivati un'ora adesso, fa perché alle 11:30. No, sulle domande di prima, perché qua adesso abbiamo una sincronia di un'ora credo sulle domande, quindi sto leggendo qui le domande e sto controllando anche di qua, quindi questa sera effettivamente siete stati molto molto prolifici da questo punto di vista. Robby sta dormendo? Vado a dormire. No, Robby, sei! Il mio amico Bruno Mammone mi dice se ci suoni il volo del Moscardone. Mamma mia, ragazzi, non lo suono ancora. No. Un pezzo, allora, un pezzettino. Sì, assolutamente, farà cagare, ma te lo faccio. Ah, sì. Alziamo il gain così almeno vai. Si sento un po' tutonate. Te lo faccio piano, eh. Non lo studio da quando abbiamo fatto quella diretta lì. Allora, attenzione, parto scaldandomi. Grazie, grandissimo. Grazie a te. Mi sono gasatissimo. Con bambino. Che zarola. Ma noi abbiamo superati i 50, ma siamo come ancora dei ragazzetti adolescenti, come negli anni 80. Cioè, stessa cosa. Sottoscrivo. Io ho un'età anagrafica di 55, però ho una testa di 28 probabilmente. Sì. Anch'io.
Anch'io assolutamente. Poi su sta roba qua, quando sento sto sound così, che roba, pazzesco. Va bene, andiamo veloce, anche perché sì, sono le 11:30 e quindi ci andiamo leggermente, ci accompagniamo verso la fine, anche se le domande sono un miliardo, però andiamo molto veloci. Vediamo un po', saluti Lucio Notario, Lucio Pagano, anche da quattro cordista è impossibile non seguire una diretta, grande Donato, quindi c'è anche i bassisti che ti... Gianluca Pagano, grazie. Francesco Fumagalli, grande Donato, Lucio Notari, saluti da Begotti, ci siamo conosciuti al bar in un pomeriggio davanti alla Jacaranda Guitar, grande chitarrista. Git Donato, a tuo avviso qual è il miglior ampli personale con i pedali sul clean? Quale pedale secondo te può replicare un distorto Marshall tipo GCM 800-900? La storia è un po'... Allora, il Divided è un gran bell'ampli se hai disponibilità. Un Fender è un ampli che suona con i pedalini in una maniera, in un'ottima maniera. E lui chiede come avere un suono Marshall, ma a me il Plexiton mi piace, se vuoi un suono Marshall tipo Plexi, che secondo me, non so cosa ne pensi tu Marco, che tu sei un grande intenditore di suoni. Però io diciamo sono sempre stato molto molto distorsione da ampli, io ho usato pochi pedali, quindi ho avuto parte che sono cominciato negli anni 80, negli anni 90 con il primo Intellifex e poi il Rocktron Pro Gap, quindi ero già ero io il dimostratore, io che Italia. 1.500.000 lire per il primo Rocktron Telefex, cioè spettacolo pazzesco, mi ricordo che era il dimostratore. Quello lì poi sono passato, mi ricordo, al Mesa Triaxis, la Stevens Pound Cake, che è stata pazzesca. Quella lì mi hanno detto che è pazzesca, io non ho mai avuto l'occasione di provarla. Quattro canali, era una legnata, e dopo Bogner per 20 anni, lì sono rimasto. Cosa con... L'Ecstasy, sempre avuto l'Ecstasy, poi quello è il mio suono, tra l'altro io col digitale ho sempre praticamente quello, me lo sono tirato dietro. Un giorno abbiamo fatto un blind test qui con Bogner Ecstasy, Friedman B100 e mezza barba, quella, la sua ammiraglia, no? Sai che non riuscivamo a capire chi era la migliore. Devo essere sincero, la mezza barba ogni tanto svettava a blind test, però cioè alle volte no, è bella questa, è la Bogner. Ah, è bella questa, no, è la Bogner. È roba dura. Sì. Ma poi sono, cioè quei livelli lì effettivamente suonano, hanno la loro voce che è fantastica. Ok, Donato, come faccio a fare un suono sexy senza Brutus? Il suono più bello che abbia mai avuto di provare. Questo è Marco Bianco di Agate Peak Guitars. Allora, il suono sexy è nato, gli abbiamo dato quel nome, io sono contento che gli abbiamo dato quel nome perché la particolarità ha permesso di ricordarlo. Nella mia testa è nato, poi non so come l'ha realizzato Guglielmo, che è un guru dell'amplificazione, Guglielmo è incredibile. Per me era il clean push della Mesa Boogie. Sono stato dimostratore per qualche anno della Mesa Boogie, no? E mi avevano dato da dimostrare la Nomad, che è una testata. Sì, me lo ricordo. Ti ho visto anche fare la dimostrazione di quella lì. Allora, non ha avuto tanto successo quella testata, ma c'aveva una roba che faceva in una maniera incredibile. Ed era il clean push. Cioè, vale a dire, tu mettevi il pulito, poi schiacciavi sto tastino e diventava così, no? Mm-hmm. Ecco, lì innescava col clean. Allora... La filosofia è quella lì. Allora tu dovresti trovare un modo di buttare un boost in un canale che è già leggermente volgare. Ma quel boost deve essere leggero, serve per dare più tocco, più tum appena tocchi. Ed è una roba molto, ma molto delicata, perché tu non stai entrando nel distorto. Certo. Eventualmente al massimo arrivi agli AC/DC, ma ad esagerare ti fermi un po' prima. Certo. Quella è la filosofia. Quindi io prenderei un clean un po' sporco, un bianchino sporco, una spruzzatina. Beh, dalle tue parti siete dei maestri. Come si chiama da voi lo spritz? Spritz, insomma, comunque sempre spritz anche da noi, cioè proprio ormai. Le pieghe che ho preso di spritz. Parti, porca miseria, mi portavano via così. Vabbè, comunque, detto ciò, e gli metti davanti un booster senza esagerare, con un leggero boosting, e sei arrivato al sexy per come lo intendevo io nel blues. Che è vero, è un canale eccezionale. È un suono eccezionale, perché il canale è sempre lui. Ok, la Zeta Guitar Style, ciao ragazzi, da tutti da Genova, ora devo andare, poi guarderò il video domani con calma. Sì, perché poi la gente mi scrive, sto guardando la diretta con Tizio e Caio, e domani si guarderanno per 2-3 settimane, un mese, in podcast, la diretta. Questa è bellissima, sta cosa qua.
Lui è di Genova? Lui è di Genova, a Z Guitar Style. Belimea! Poi c'è Crescenza Ruta, complimenti Donato per i tuoi libri didattici che sono un'efficacia pazzesca. Grazie. Poi Gianluca Pagano, Bang for the Buck, poca spesa, tanta resa. Alex Cisli, libri in programma dopo Chords? Allora, in programma dopo Chords abbiamo un libro di chitarra ritmica e in realtà abbiamo già scritto centinaia di pagine, però siccome la ritmica all'interno dell'RGA ricopre, magari sto sorprendendo qualcuno, ricopre ruolo primario, mm-hmm, anche se qualsiasi chitarrista qua dentro è un velocipede, io sono il più lento, però noi diamo alla ritmica l'importanza primaria, perché, perché un chitarrista, la ritmica dà il pane, questa è una frase mia, e ne sono orgoglioso, gli assoli danno la gloria, ma il pane, cioè quello che ti mantiene, quello che ti fa pagare l'affitto, quello che ti fa mettere su famiglia mettendola giù pesante, è dato dalla ritmica. Un chitarrista, se non segue un progetto solista, ma quindi accompagna un artista, accompagna il 97% del tempo e probabilmente il 3% fa un assolo, quindi deve imparare ad accompagnare. Ok, per tutto questo motivo il libro di ritmica della RGA deve coprire numerosi stili, deve essere un gran libro. Quindi finché noi abbiamo scritto un fracco di materiale, ma finché non vedo una roba che sia, è sensazionale, degno della RGA e del valore che diamo alla ritmica, non do l'ok, per cui diciamo che sarà il prossimo, però ci vogliamo lavorare ancora un bel po'. Tu pensa che io credo che almeno 200-300 pagine abbiamo già scritte. Pensa te, bene, molto. Per dirti, cioè deve essere epocale il libro di ritmica della RGA. Cioè tu devi dire, ora non ne compro più. Con tutto rispetto per chi ha scritto. Ora non ho più bisogno di niente. Io spero che questo possa accadere. Grande, grande, grande. Crescenza Ruta. Poi ragazzi, con le domande magari ci fermiamo, perché prima che non le esauriremo sicuramente, però se fate ancora domande la vedo gran dura a finire, se facciamo veramente le 5 di mattina. Allora, Crescenzo Aruta, Donato, secondo la tua esperienza, una music man vale il prezzo che paghi oppure paghi l'endorsement di Morse, Petrucci, eccetera? Meglio un Ibanez, Prestige o J-Custom o una PRS? Allora, io sono stato dimostratore della Music Man, e c'è una cosa che io ci tengo a dire, e non ho proprio, io sono orgoglioso di dire questa cosa, non ho mai dimostrato uno strumento nel quale non credevo, mai. Ho avuto la fortuna di essere stato avvicinato, oppure ho avvicinato io gli strumenti che mi interessavano veramente. E ti devo dire che la Music Man Axis per me è una bellissima chitarra. Ho avuto anche una Luke, me li sono comprati con i miei soldi e mi sono trovato bene. Certamente l'Ibanez Prestige è una bellissima chitarra e la PRS è la mia chitarra, quindi non posso assolutamente. Però sai che io ho una mezza idea di comprarmi una Music Man sul serio? Perché? Perché ho la manina piccola. Mm-hmm. Il rapporto indice medio è ottimo, scusami, mignolo medio è ottimo, perché tu devi vedere, come insegnante devi prima guardare la mano della persona che ha di fronte per capire cosa potrà fare, e questo rapporto ti dice tante cose. Io ho un buon rapporto tra queste due, per cui riesco a prendere, però la manina è piccola, quindi ho bisogno che la tastiera o sia piatta dietro o sia più piccola la tastiera. Le Music Man hanno un 41 talvolta qua, se non vado errato. Sì, no? Sì, è piccolino. Con la mia manina, che vengo dalle Steinberg, non so se ti ricordi. Sì, esatto. Io mi trovavo da Dio lì, per cui... Però cosa posso dire della PRS? Ce l'ho addosso, la chitarra che ho comprato, la chitarra che ormai suono da una vita, per cui se devo spezzare una lancia, la spezzo anche a favore della PRS, pur non avendo nessun più rapporto di endorsement. È rivenuto fuori Dacò. Giorgio Vianello dice, suonaci una scala di Hauptmann se sei andato da Dacò. Non la facevamo questa cosa qua, noi facevamo armonia e orchestrazione, per cui facevamo, che ne so, analisi armonica, oppure lui dava un tema e lo scrivevamo per score, per l'orchestra, e quindi è quello che ho fatto con lui, è stato armonia. Non ho studiato chitarra, ho insistito per diventare suo allievo di chitarra a casa sua, che era un privilegio che lui riservava solamente a poche persone, probabilmente a una o due l'ha riservato. Alla fine ci stavo pure riuscendo, poi le cose non sono andate, non è stato bene, per cui non sono andate. Io avrei voluto essere allievo di Dacò anche alla chitarra. Tu pensa che Dacò è un uomo che era un trombonista, se non vado errato, trombonista eccezionale, gli è venuta una malattia perché non poteva più soffiare.
Pensate. Ed era uno dei più grandi trombonisti italiani. Hai preso la chitarra, è diventato uno dei più grandi chitarristi italiani, gli è venuta la paralisi della mano sinistra, mentre non mi ricordo la patologia, mentre in tutta la famiglia, per quelli che ce l'avevano, gli arrivava la destra, lui gli è arrivata alla sinistra, è diventato il più grande insegnante di armonia esistente. Era un uomo votato a essere eccellente in qualsiasi cosa che faceva. E tu, se ce l'avevi di fronte, dopo 5 minuti dicevi: non è possibile, com'è che con questo qua io capisco tutto? Jazz, io non sapevo neanche cos'erano le alterazioni in chiave. Pensa a te. E Alessandro Norma dice: ciao Donato, Filippo Dacò parlava sempre di te, ti voleva bene, tra l'altro eri sempre vicino a lui come te. Adesso piango. Che bei tempi, mamma mia. Attenzione. Ti scatta. Donato top, Andrea Noe. Fermo. Porca troia. Donato top. Va bene, ce la faccio. Andiamo. Sei un emotivo, no? Sei l'emotivo. Ma è così, cioè, però, è bello anche avere. Cioè, secondo me, uno che ha voglia di esprimersi non ha paura di mostrarsi anche in queste cose qua. E questa è una cosa bellissima. Assolutamente. E poi stiamo parlando di una persona che a me ha cambiato la vita, a me da come ha cambiato la vita, mi ha fatto vedere la musica in un'altra maniera. La cosa fighissima è che io gli portavo i miei assoli con orgoglio, no? Per cui un giorno gli ho portato Beat It e da co fumava la pipa, cazzo è sta roba qua, cazzo è, mi ha tirato un culo così in studio, no? Un giorno gli ho portato Crossroad Duel, la parte iniziale di Steve Vai, hai presente il duello finale? Sì, no? Sì. Ho fatto un mazzo, erano tutti arpeggi, arpeggio di tonica, dominante, bello, bravo Donato, perché lì c'erano gli arpeggi, capito? Va bene, incredibile, ok. Ci avviciniamo verso la fine, quindi vado velocissimo sulle domande. Allora, guarda un attimo, puoi approfondire questa cosa del rapporto indice medio, mi ha fatto andare in paranoia, ho una differenza pazzesca. Leggo lì. Vabbè, non cambia niente. L'unica cosa che puoi voler sapere è che magari non ti conviene metterti in queste posizioni, ma stare più così. Poi tieni presente che se hai la mano lunga, a te non te ne frega proprio niente. Io ho un ragazzo che ha un rapporto, uno studente dell'MCR che ha un rapporto indice medio, che quando lo guardi è così, scusami, è mignolo anulare, adesso non diciamo indice medio, è così, ma c'ha delle mani tante. Quindi lui ha un'apertura alare, cazzo, che io devo fare così per farlo. Lui lo fa con la mano, quindi è tutto relativo. Se hai le mani piccole, probabilmente il mio suggerimento è: sviluppa di più l'utilizzo di queste tre. Certo, questa qua entrerà, cioè, per esempio, questa roba qui, se uno ha il mignolo più corto, diventa già un po' più difficile. Hai capito cosa voglio dire? Certo. Non succede mica niente, cioè è ovvio che quando io mi trovo di fronte a uno che ha un rapporto più così, se ha le mani piccole gli dico: guarda, privilegiamo degli studi a tre dita. Guarda cosa fa Gatrigovan con tre dita. Sì, infatti. Quante dita c'ha Gatrigovan? Sei? Il mignolo, cioè, quando tira fuori il mignolo arriva qua, però molte cose le fa a tre. Esatto. Molto bene, andiamo avanti. Vedo che chiaramente stiamo avvicinando a mezzanotte. Vi ricordo, prima che mi andate via, faccio un po' di pubblicità anche per me. Mercoledì c'è la presentazione ufficiale della nuova serie di chitarre Route 66 di Schecter, di cui io sono testimonial, la prima volta che mi succede, quindi è una cosa bellissima. E poi vi ricordo che giovedì c'è anche Biccioleo, quindi questa settimana saluti Biccio, questa settimana riempiamo, facciamo una settimana veramente calda sotto tutti i punti di vista. Ok, quindi andiamo avanti velocemente sulle domande. Questa è una domanda che interessa anche a me, e quindi da Steph, che suggerisco di iscriversi al canale. Steph: ciao Donato, nonostante ho cambiato più volte strumentazione non riesco mai ad essere soddisfatto del mio suono, un consiglio per uscirne? Grazie in anticipo, buona serata a te e Marco. Ostia, dovrò essere un po' duro, spero di non esserti antipatico. Per me una persona che non è contenta del proprio suono in realtà dovrebbe investire di più su se stesso, perché il suono viene al 90%,
azzardare delle percentuali è sempre un po' rischioso, quindi io vado un po' azzardo. Viene più del 90% dalle tue mani. Poi la strumentazione è importante, perché la strumentazione ti tira nella direzione che tu vuoi. Però faccio sempre questo ragionamento con i ragazzi. Immaginati Djokovic, ok? Che va in... Djokovic, il tennista, no? Sì, quello che... va... Sì, è stato uno che ha fatto una figura ultimamente. Ok, dimmene un altro. Federer. Nadal. Federer, molto meglio. Vabbè, mi va bene, questo è tanto l'esempio, è chiaro. Federer va bene. Allora, immaginati Federer che va in vacanza e c'è l'animatore che insegna... Nel villaggio insegna tennis e gli dice: vieni nel gabbiotto che giochiamo, facciamo una sfida io e te. Federer è l'animatore, guarda nel gabbiotto, c'è lì, la vedi quella lì, quella racchetta? Sì, è pure rotta, eccetera. Ma secondo te Federer perde? Assolutamente no. Non gli dà 6-0, 6-0, sì, 6-0, sì, anche sì. Se questo è l'istruttore del villaggio. Perché? Perché siamo portati noi a pensare che quella racchetta per noi non vale. È esattamente la stessa cosa. Quindi il mio suggerimento, spero di non diventarti antipatico, è: trova un buon insegnante che ti spieghi bene qual è il vibrato, che l'angolazione del plettro e la zona nella quale colpisci fa cambiare tante cose, e da lì incominciare la tecnica di stoppaggio, spegnere la foca, cioè il fatto che come gli Highlander ne resterà uno solo, no? Io dico sempre, noi non insegniamo lo stoppaggio così, ma così. Vedi la destra che ha continuato a sintonizzare, no? Quindi tu quando fai il bending non hai la foca in sottofondo, la foca fa quindi tolgo la foca. C'è differenza? Ecco, questa è una di quelle cose che la gente a fine concerto viene a dirti: ma che ampli usi? E tu dici: piglialo, è quello lì, costa 4.000 euro. E ti ride anche tutto quanto, perché non è l'ampli. Sì, ovvio. Io dico sempre che sul 100% del suono i miei numeri sono l'80% lo fa il chitarrista, il restante 20% lo sceglie il chitarrista. Quindi fate voi i conti. Poi attenzione, questo non vuol dire denigrare la strumentazione. Sì, no, certo. No, assolutamente. Federer si sceglie la racchetta rispetto alle sue caratteristiche. Esatto, per dare... Perché poi devi vincere a Wimbledon e chiaramente devi vincere, quindi avrai altri Federer che... No, poi è chiarissimo il concetto. Mi aggrego a te. Ok, andiamo veloci. Dai, umiltà, simpatia, facilità nel comunicare, piacere nel condividere, sono un po' tutti i grandi doti di Begotti, non fa assolutamente eccezione. Riccardo Basso. Che personaggio. Phil Cole. Ciao Donato, qualche suggerimento, criterio su come allenarsi col metronomo? Grazie Filippo. Ok. Allora, io qua ho un metronomo e una delle cose più importanti col metronomo è il tipo di suono. Se stiamo parlando, per esempio, stiamo parlando di velocità, stiamo parlando di ritmica, stiamo parlando di cosa stiamo parlando? Non lo so, non ha specificato. Allenarsi col metronomo. Dico una roba che può sfrucugliare, che riguarda la velocità, che è l'importanza di avere un metronomo che abbia un suono che faccia... cioè che finisca, non tin, quello è importante per capire il 5 quarti, 7 quarti. Quindi io ho qua sto metronomo, ok, e ad un certo punto attivo... Che cazzo è successo qua? Ok, questo tipo di metronomo qua, nel momento in cui sono a tempo, tu non lo senti più. Da vedere, eh? Ti danno fastidio? No, vai. Ok, adesso vado fuori all'improvviso, quando faccio così, attenzione. Hai visto che è saltato fuori? Sì. Quindi quando studi un pochettino più veloce, questo ti aiuta a quadrare la mano destra. Visto che salta fuori, sì. Quindi un metronomo di questo tipo qua può essere utile per la velocità, e quando hai a che fare con la velocità è importante poter avere a disposizione lo speed training, ma lo speed training che sale e anche che scende, perché lo speed training ti prende ad una velocità nella quale è tutto confortevole, Marco, poi pian piano, manina per manina, decidi tu i parametri e variano di giorno in giorno, Marco, quindi ti porta su, arrivi nella zona nella quale non suoni più tanto bene, ti riporta giù per purificare gli errori che hai fatto. Questi sono i primi due consigli, poi ce ne sono 2000 altri,
e quel per il suonare indietro, cioè, però questi qua per la tecnica secondo me sono tra per me sono la guida, ecco. Molto bene. Salto un po' di domande perché sennò non finiremo mai. Ce n'è una che mi interessa in particolare. Donato, quale sistema digitale preferisci? Il Fractal. Ecco. Il Fractal perché ne sono stato possessore. Devo essere sincero, sono lì che aspetto al varco il Neural DSP. Sì, sì, lo so. Il Neural DSP. E voglio vedere perché ho sentito delle distorsioni di un ragazzo che prima era collegato, Mitch, che saluto ancora. Mm-hmm. Proprio da lui che quando siamo a lezione gli dico: ma cazzo sei collegato? Ed è un software della Neural DSP. E quindi voglio vedere un po' com'è questa roba. Sì, molto, Quad molto, X, se il Quad X quando sì. uscirà, se uscirà, vedremo. No? Prospetta molto bene. Sì. Allora, quello che io ho fatto una volta, ho preso l'emulazione della BE100 nel mio Fractal a FX2 se non vado errato, sì. E l'ho buttata dentro nel finale perché quello è il punto, Marco, a me quello che manca è il finale, cioè il PUM, sì, e, sì. E credo che manchi a tutti, no? Per cui uno se si trova bene allora è quella lì è la strada e era meglio della BE100 perché io l'ho buttata nel finale della BE100, certo, certo. Quindi l'emulazione nel finale della BE100 era più bello della BE100 stessa e siamo rimasti scioccati perché vuol dire che l'emulazione è fatta da paura. No, no, ma infatti diciamo molto spesso il problema è che chiaramente se tu hai fatto una prova che effettivamente bisognerebbe fare sempre, come del resto per fare il confronto con l'amplificatore bisognerebbe prendere l'amplificatore, microfonarlo e ascoltarsi dei monitor per fare il confronto AB con finale analogico. Non puoi fare un confronto con un sistema digitale collegato a un monitor full range e le casse che hai dietro, sarebbe veramente assolutamente bravissimo, impossibile. Bravissimo. Allora io ti racconto una storia, sono stato probabilmente uno dei primi utilizzatori del pod a fagiolino perché appena è uscito io sono partito in una tournée, in alcune date che facevamo in Sardegna e siccome facevamo avanti e indietro ci doveva stare nella stessa valigia il pigiama e la strumentazione, per cui sono andato col fagiolino dietro fagiolino. Il service mi metteva lo stesso gli amplificatori ma io avevo di fronte a me il nemico del chitarrista, il Twitter. La tromba, non il Twitter, sì. È il nemico del Twitter, sì, sì. The Enemy. Allora, il suono che mi arrivava era orribile, perché dalla spia usciva quello. Oh, credimi, quando sono sceso non riuscivo più a stringere abbastanza mani dei chitarristi che erano venuti dicendo ma che suono della Madonna che sì. Vi cura. Sì. Loro credevano che stessi usando il crate del service. E io ero col fagiolino, solo che io me la son vissuta malissimo. Non avevo l'in-ear monitor, me la son vissuta malissimo. Immagino. Sai, il discorso che ti dicevo prima, che parlavamo prima della diretta, che queste dirette qua, visto che siamo cioè verso la chiusura, perché ormai sono mezzanotte adesso, quindi cominciamo a salutare, se no non finiamo più. Andremo avanti anche perché durante il lockdown più o meno eravamo tutti a casa e si poteva anche, adesso effettivamente... domani si va a lavorare e la cosa delle condivisioni, perché qui per esempio ho visto qualche post di tipo anche Edo Leonardi dice mi vergogno un bel po' per averti scoperto solo oggi grazie a Marco, grandissimo Donato come spieghi le cose tu, è qualcosa di incredibile, cioè questa cosa di condivisione che io diciamo sto un po' assaporando con il mio canale, con le mie pagine Facebook eccetera eccetera, ma anche il fatto di aver trovato a Phantom tantissimi amici subito disponibili a condividere e ogni condivisione è bellissima perché ne usciamo ricchi tutti quanti, io per tantissime cose che imparo dall'ospite ma imparo anche da voi perché voi siete chiaramente un'enciclopedia di 500 persone che fate un sacco di domande e tra l'altro vi rispondete, quindi ho possibilità di leggere le vostre anche discussioni tra di voi e questo valore della condivisione che ho scoperto proprio così forte a Phantom con gli ospiti, quindi colgo l'occasione per ringraziare voi e ringraziare Donato e tutti coloro che sono venuti a Phantom e che torneranno. Ricordo ancora mercoledì, tra l'altro abbiamo la presentazione delle nuove Schecter Route 66 e Bicioleo giovedì, poi avremo anche Luigi Schiavone, avremo Tony De Grutto, le Michi Bianco insieme, loro con la Lizard di Torino, quindi tanta roba. Poi, per allinearmi sul discorso della condivisione, siamo in un momento storico che chi non condivide non ha capito tanto come si muore. Sì.
Sì. I segreti non si tengono più, è sbagliato, anzi, i segreti devono essere lasciati andare. C'è un ragionamento egoista dietro. Io faccio del bene per stare bene. Quindi, cioè, io dico le cose, non tengo segreti perché vivo meglio. Il casino è quando te li tieni dentro. C'è un meccanismo che se te li fa tenere dentro ci vuoi riflettere su questa cosa, perché non è una roba... Guarda, io sono un convinto assertore del fatto che il benessere personale, adesso entriamo nel filosofico, però visto che... cioè io sto bene quando gli altri stanno bene vicino a me. Cioè se io sono circondato da persone positive che stanno bene, cioè alla fine è come vivere in un condominio dove tu sei... stai benissimo, sei ricchissimo, però gli altri sono poveri, cioè stai bene, no? Cioè allora cominci a barricarti in casa, a tirarti perché hai paura che ti vengano a rubare in casa. Cioè vivere in un condominio dove puoi lasciare la porta aperta, perché tanto quelli che ti sono vicino ti vogliono bene, però per far questo bisogna avere uno spirito estremamente altruista, di condivisione. Cioè io, se ho qualcosa di più, bisogna condividerlo in chi, questo momento è molto particolare tra l'altro, per cui io ho scoperto tantissimo il valore della condivisione, sia a livello musicale ma anche il fatto di fare le dirette. Cioè una volta magari se uno si teneva il segreto, ti ho detto prima, Van Halen si girava per non farti vedere il tapping, oggi te lo fanno vedere in 3D con la realtà virtuale per farti capire. Cioè, ci stiamo guadagnando tutti, perché poi alla fine è cambiato completamente il paradigma, quindi la visibilità diventa importante proprio per condividere. E quindi a proposito di visibilità, vi ricordo, iscrivetevi al canale e mettete tanti like, che i like fanno bene a me e fanno bene all'anima. Infatti Fabio Baccaglia, grazie a Marco Fanton, che con queste dirette mi fai tornare indietro nel tempo quando andavo in giro per l'Italia a vedere fiere e concerti. Grande Donato. Grazie. Ok, Donato, erano bei tempi, gli Ox, un concerto Fandango, se non ricordo male, a Brescia. Donato col suo rec. Bellissimo. Con l'Ada MP1 e la Steinberg, bei tempi, grazie. Anch'io ti ricordo così, cioè. Assolutamente. Ada MP1 con il BBE nel Send Retour. Te lo ricordi Sonic Maximize? Sì, madonna, c'era un periodo che era un must per tutti. Era veramente un must per, cioè il sistema REC. Ma infatti io, tante volte, no, quando anche faccio le mie cliniche, io uso spesso l'editor del Fractal, perché sai, con la sua bella matrice per spiegare la catena degli effetti, puoi spostare o la fai sentire il delay messo prima, dopo, cioè queste cose. E io uso spesso, diciamo, il parallelo, che era una cosa che, cioè una volta uscita dalla testata o del pre, del custom audio eccetera, dei vari pre mixer di linee, andavi in parallelo a tutti gli effetti. Cioè oggi ti guardano come un marziano, ma è una cosa che si faceva negli anni 80, solo che adesso... Perché non sentono la conversione. Sì, esatto. Perché non sento la conversione. No, è così come dici tu. Pensa che quando è uscito l'ADA MP1, io ero a studiare, o ero in America in vacanza, o ero a studiare in America, e praticamente vendevano i rack già fatti e c'era dentro il BBE. Pensa a te. Cioè, hai capito? Tu compravi il rack con l'ADA, c'era il BBN e il senderetto. E io ho detto, lo faccio. Sono arrivato in Italia e l'ho fatto. Fantastico. Anche Salvatore Costigliolo. Devo confessare che non conoscevo Donato, ma è un vulcano. Oltre che pazzesco, come bravura, simpaticissimo, grandissimo. Grazie. E chiaramente, iscrivetevi anche ai canali di Donato. Cercatelo. Perché, grazie, sei un signore. Cioè, poi hai 10.000 profili, ma comunque qualcuno sarà disponibile. Dai un po' di riferimenti di RGA, di tutto quanto quello che ti riguarda. Fai un bello spottone di quelli fatti bene. Faccio lo spottone. Allora, il mio canale Facebook principale è Donato Begotti ed è lì dove ho la pagina dove accadono maggiori cose, però in questo momento ho tolto, non so se tu sei accorto quante persone poi lasciano a Facebook, per cui ti trovi l'icona. Delle che esatto. Non c'è più, e quindi lo so. Adesso ho tante, ne ho tolte 200, una roba del genere, sia nel primo 2-3, quindi nel caso che voleste fare amicizia è un parolone, però mi rendo conto in termini sociale, io ho questi due, il profilo 2 e 3 libero. Poi abbiamo il canale Donato Begotti di YouTube, dove periodicamente metto degli streaming. Non belli come quello che stiamo facendo adesso, non belli come quello che stiamo facendo adesso, però cerco di darmi da fare e faccio delle lezioni online di tutte le cose che so, che alle volte sono il vibrato, alle volte magari saranno i suoni, tante altre cose diverse. Per cui se per caso mi raggiungete, tu mi vuoi dire qualcosa? Cristina mi lascia. Sì, ma direi che abbiamo raggiunto mezzanotte e ci avviciniamo anche noi verso...
Ciao Cristina. Ciao. La faccia che ce la vedi è peggio della mia, che comunque anche la mia non scherza un cazzo. Sì, dai, no, è mezzanotte, direi. Grazie. Direi ma che domani abbiamo gli esami? Ecco perché. Mezzanotte, quindi facciamo una cosa, le domande a cui non abbiamo risposto fatele come commento alla diretta e dopo in qualche modo o io o Donato veniamo a rispondere, perché è bello continuare. E poi a questo punto Donato ti devo rinvitare un'altra volta, quando riprendo Fantomo volevo finirlo, ho detto vabbè sarà una cosa che con lockdown nasce e muore fino a lì, poi alla fine è diventata una cosa finire. E allora ci risentiamo per la prossima stagione, cosa dici? Assolutamente sì, ma scherzi, è stata una bellissima esperienza e poi vedo che hai degli ospiti che sono incredibili, cioè sono una domanda dietro l'altra, per cui hai messo in piedi, complimenti a te, complimenti a loro, hai messo in piedi una realtà sensazionale, quindi i miei complimenti anche perché, cioè, è incredibile. Sono ancora 400, siamo a mezzanotte, siamo ancora 400, tanto per dirti perché... Sono stupito, ringrazio, sono riconoscente a loro e ovviamente a te, perché mi hai dato un'opportunità incredibile, per cui ben volentieri io, se mi vorrai, sarò tuo ospite. Assolutamente, io spero che ci sia modo, perché come dicevo prima la condivisione è veramente una cosa importante e tutti abbiamo da imparare, chiaramente Donato ha tanto da insegnare, però ognuno, se ci mettiamo insieme, è veramente... Poi, ragazzi... Io ho anche un piccolo sogno nel cassetto, cioè di riuscire a, te l'avevo detto anche oggi, di creare motivazione alle persone per sentirmi dire ti ho sentito, mi è venuta voglia di suonare la chitarra. Cioè anche, per esempio, il discorso del digitale che può creare sempre delle discussioni, no, ma è meglio questo, io non ho mai... Cioè, anche perché ragazzi ho suonato 35 anni con gli amplificatori, quindi non è che non abbia suonato e che l'esperienza me la sia calata dal cielo, però diciamo oggi mi piace la sfida del digitale, ma perché diciamo è un po' la mia attitudine, però sentire dire gente che mi dice guarda neanche io credevo nel digitale, però finalmente posso suonare alla sera senza disturbare i vicini, la moglie, e ho ripreso a suonare la chitarra. Ragazzi, abbiamo vinto, perché aumentare le persone che suonano e non, sia diciamo di età avanzata, ma soprattutto, e speriamo, tanti ragazzini, perché questo è l'importante, è veramente una grandissima cosa. Io ho fatto anche un'intervista con mio figlio parlando proprio della musica che ascoltano i giovani, le differenze, cioè dobbiamo cercare anche di guardare i giovani con un occhio un po' diverso, perché noi veniamo dagli anni 80-90 dove era bellissimo, ragazzi, uscivano i dischi, cioè facevamo le code nei negozi di dischi, si andava avanti con lo stesso disco per anni, perché ancora oggi, cioè 1984, c'è sempre ciclicamente una volta alla settimana capita nella playlist. Però ragazzi, i nostri ragazzi, cioè, crescono con dei paradigmi diversi. Cioè, mio figlio ascolta tanto i Toto quanto la cosa bellissima è che lui dice a me cosa poter ascoltare. Oggi mi sono tirato fuori ETA di Justin Bieber, perché c'è quella cosa con la chitarra, perché è fatta da Thomas Staller, mi pare Stoller. Cioè che è qualcosa di fantastico, cioè Justin Bieber che fino a 10 anni fa diceva vabbè rami, invece sono delle produzioni americane. Tu hai detto giustamente prima, ragazzi, la solo è il momento di gloria, però il pane è la ritmica, e se noi andiamo a vedere, quindi diciamo depuriamo l'ascolto nostro musicale di tutto quello che è il chitarriero, che purtroppo diciamo negli ultimi 10 anni il chitarriero è sparito, forse l'unico rimasto è ancora John Mayer, credo, ma diciamo dell'ultima generazione, però perché lui è riuscito a unire il fatto di saper suonare, di essere un chitarrista fantastico, che ha unito il vintage col moderno, ma è poi anche un matacchione, perché lui ha Instagram, fa il pagliaccio, si mette le tutine anni 80, così. Quindi ha saputo costruire una grandissima immagine. Però ragazzi, veramente, andare a scoprire, ma anche nella musica trap, cioè, ci sono delle chitarre nella musica trap, ragazzi, che sono qualcosa di fantastico, cioè non dobbiamo guardarle come... perché va di moda questo, e se tu, come dici giustamente, io devo vivere con la musica, devo formare, purtroppo va benissimo sapere la solo di Van Halen, ma devo anche saper fare la ritmichina per accompagnare un Justin Bieber o chi per esso che sta vendendo 2 milioni di dischi, non li vendi più, però sta facendo 6 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube, che oggi è l'oro. Diciamo. Per me è necessario avere l'umiltà di apprendere un po' da tutto, alle volte anche le cose che non collimano con i tuoi veri interessi, però magari puoi capire che da quello puoi estrarre qualcosa che entra nel tuo stile.
mio figlio mi ha fatto scoprire, cioè io lo conoscevo già, ma mi ha fatto piacere tantissimo Eminem. Io non mi rendevo conto di cosa. Mamma mia, ci sono delle robe che ho detto, ma mamma mia, sì, non pensavo a una roba del genere. Ma ci sono, ci sono delle produzioni, ci sono delle cose che sono veramente, veramente fantastiche. E poi, cioè, non è che in Italia siamo da meno, perché poi comunque anche in Italia abbiamo delle produzioni pazzesche, però bisogna riuscire a pensare in modo veramente diverso. Bene, ragazzi, io direi che, anche perché vedo che, diciamo, l'attenzione sta calando, siamo ancora a 360, quindi sempre numeri astroganga, quindi... Però io veramente andiamo verso la fine, vi saluto tutti quanti, mi dispiace non aver potuto far fare la domanda a tutti, ma appunto la promessa di Donato di venire qui sarà un grande piacere, quindi piacere mio. È sempre un grande averti ritrovato e essere stato ospite qui, quindi ti ringrazio veramente in modo particolare. Grazie, grazie. Io direi che, guarda, concludiamo che ci fai un'ultima cosa suonata. Perché da chitarrista, allora, ce l'hai ancora in braccio, quindi adesso mi addormento mentre te la fai. Grandissimo, grandissimo. Grazie tantissimo, Donato. Sei stato veramente fantastico. Grazie a voi, ragazzi, siete fantastici. Anche tu, Marco. Ok, vedo che sono ringraziamenti. Ti giro gli ringraziamenti di tutti. E ricordo ancora, ragazzi, che mercoledì abbiamo la presentazione di queste chitarre nuove, di cui, diciamo, ho l'onore di essere il testimonial. Quindi la Lute 66. Sono veramente. Ne ho quattro qui che sono lì. Che vi aspettano mercoledì per essere visti, sono qualcosa di veramente pazzesco e sono veramente orgoglioso di essere stato scelto come testimone di questa chitarra, di questa campagna. Giovedì c'è Bicioleo e poi mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete mi piace, vedo che ne avete messi già oltre 200, quindi benissimo. Saluto tutti, vedo che salutate e ribalto i saluti a Donato, grandissimo. Grazie, ragazzi. Come sempre, vi saluto e ci sentiamo per mercoledì. Ciao ragazzi. Ciao. Tu stai qui un secondo che ti saluto.